prendere impegni. Segui la tua squadra del cuore. La partita della Calciolecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei Blu Celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie B e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. LineeLecco.it www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Un buon pomeriggio dagli studi di Via Oslavia. Torniamo dopo due settimane di pausa in questa giornata di Pasquetta. A proposito, auguri a tutti quanti, a raccontarvi le partite della Calciolecco, sperando di vedere dopo questa sosta qualcosa di meglio rispetto a quello cui abbiamo assistito negli ultimi mesi. Ai noi, Lecco Cittadella, Riga Monticeppi, con un afflusso di pubblico che tra poco la nostra Benedetta Panzeri ci racconterà dallo stadio. Vado subito a leggervi quelle che sono le formazioni, partendo dall'Ecco. Ci sono diverse novità per quanto riguarda le decisioni di Aglietti, con la Manna che torna in porta, 4-4-2 con Lemmens, Zeliak che torna anche lui con la Manna dopo parecchio tempo ad avere una maglia da titolare, la Manna dopo il lungo infortunio, Zeliak con Capradossi al centro della difesa, Lepore a sinistra, Parigini, Degli Innocenti, Sersanti, anche lui redivivo al centrocampo con Crociata, che presumibilmente la sinistra si accentrerà dietro le punte, che sono Inglese e Buso, altro giocatore che torna ad avere una maglia da titolare. Il Cittadella si schiera con un 3-5-2, Castrati, Salvi, Negro e Frare in difesa, Carissoni, ex di turno, Vita, Carriero, Amatucci e Rizza a centrocampo, Pittarello e Maestrello sono le punte per quanto riguarda le scelte del Cittadella. Fausto Riva in regia, sto aspettando Stefano Menegatti che a breve mi raggiungerà, vediamo se c'è la nostra Benedetta da Riga Monticeppi. E ci colleghiamo subito con lei. Ciao Benny! Ciao Benedetta, mi senti? Abbiamo il ritorno dallo stadio ma non sento Benedetta. Benedetta! Benny, mi senti? Sì, mi sento. Sì, ciao, eccoti, finalmente ti abbiamo trovato. Allora, raccontaci un pochino, innanzitutto auguri anche a te. Auguri a tutti voi. In queste giornate di festività, che atmosfera c'è a Riga Monticeppi? Avevamo letto nei giorni scorsi che forse non ci sarebbe stata una cornice delle grandi occasioni, se vogliamo dire così. Sì, ve lo confermo, è un'atmosfera anche abbastanza dimessa, nel senso che almeno la curva è piena, c'è poca gente, stadio nella versione più spinta, diciamo così, della stagione, sicuramente, e anche da parte della curva ospiti ci sorprendeva un poco più del centinaio di persone, ma per il momento la curva ospiti è praticamente vuota e appunto in generale comunque c'è un clima di, direi, di assegnazione, di smobilitazione, se vogliamo dire così. Sì, c'è proprio fino ad ora, tra l'altro, anche di tanto silenzio, non si sente, anche all'annuncio delle formazioni non c'è stato mai il solito grido, no, per salutare comunque i giocatori. Atmosfera appunto molto silenziosa, triste, direi. Eh beh sì, diciamo un po' ci sta, perché sì, certo, come biasimare anche il pubblico blu celeste dopo tutto quello che abbiamo visto, sentito, vissuto nelle ultime settimane. Senti Benny, è il sintomo che non ci si crede più, la piazza non crede più in una possibile, difficilissima, diciamolo chiaramente, rimonta? Sì, allora diciamo che come già anticipavamo comunque nei giorni scorsi, probabilmente c'è anche da considerare una serie di fattori, no? La giornata comunque festiva che ha portato tante persone fuori città, poi il clima che non è comunque dei migliori, pare che poi pioverà ancora, sì. Però credo che chiaramente a incidere maggiormente sia proprio il momento, no? Di Blu Celesti, appunto adesso cominciano un po' a rumoreggiare dalla curva perché si sta avvicinando il momento dell'ingresso in campo delle squadre, però sì, ecco, come dicevamo, è proprio il momento della squadra che sta demotivando molto la piazza, sicuramente. Abbiamo visto le fotografie che ci ha mandato il nostro Matteo Bonaccina, che come al solito lì in campo
allo stadio, la presenza di Lin, possibile acquirente della società da Dinun, insomma, se ne è parlato tanto, se ne parla tanto, è lì allo stadio. Esatto, una presenza di lei un po' a sorpresa, perché comunque credo che nessuno si aspettasse di vederlo qui oggi. Invece a quanto pare è comparso proprio a bordo campo, tra l'altro, perché Matteo è riuscito a immortalarlo. Adesso non sappiamo di preciso dove sia, ma a quanto pare è presente. Penso sia appunto un segnale di un qualcosa che sta cambiando. Poi non necessariamente l'Ecco fa in mani cinesi, ma qualcosa si fa muovere evidentemente. Eh sì, probabilmente questa. Ci sono tante novità, Benny, nella formazione dell'Ecco, perché almeno insomma quattro giocatori che tornano ad avere una maglia titolare sono Lamanna, Zeljak, Sersanti e Buso dopo parecchio tempo. Sì, allora secondo me alcune di queste nuove presenze erano abbastanza attese, nel senso che io personalmente mi aspettavo ad esempio di rivedere Buso al primo minuto, così come Sersanti, perché Agnese aveva parlato chiaramente della necessità di creare una squadra più fresca, comunque più anche più libera mentalmente, e questi giocatori non scendevano in campo da un po' e credo che possano essere delle scelte giuste. Poi in realtà bisogna capire anche come si schiererà il Lecco, perché certo. La voce era quella di un 4-2-3-1 con lo stesso Sersanti degli Innocenti davanti alla difesa, con Crociata dunque trequartista. Non sappiamo se poi effettivamente sarà così, in quel caso sarebbe chiaramente Inglese come unica punta, ma appunto ci potrebbe essere questa ipotesi. Celia, che diciamo era atteso, almeno a mio modo di vedere, dal primo minuto al rientro dall'infortunio, e la mamma forse anche quella è una scelta un po' a sorpresa, evidentemente è in forma. Speriamo che sia effettivamente così. Assolutamente, speriamo un po' che tutti i giocatori che oggi tornano ad avere una maglia titolare possano dare un loro contributo. Va bene, allora Benny, vediamo le squadre anche noi qua nelle nostre immagini in studio entrare in campo. Ti lasciamo allora alle tue incombenze lì allo stadio per la partita. Ci sentiamo alla fine del primo tempo. Ci sentiamo dopo, buona partita. Ciao Benny. Allora, rientriamo in studio. Vi ricordo, tra l'altro, a proposito di Benedetta, lo spunto, aver parlato con lei in serata, non perdete le CN After Match su YouTube, sul nostro canale YouTube. Vi racconteremo ancora quello che sarà successo, analizzeremo la partita. Vediamo proprio le due squadre nel cerchio di centrocampo. L'arbitro, non vi ho detto chi arbitra, il signor Luca Zufferli di Udine, con assistenti Andrea Zingarelli di Siena e Mattia Politi di Lecce. Quarto uomo è Marco Di Loreto di Terni. Al VAR, una vecchia conoscenza, Luigi Nasca di Bari, che insomma ci ha avuto diverse volte quest'anno al VAR. L'assistente Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore, e vedremo se se la guadagneranno la Pagnotta al VAR, visto che ultimamente non c'è andata sempre bene. Salutiamo tutti quelli che ci stanno già guardando da casa. Walter, buona Pasquetta soprattutto a Benedetta e per ieri Pasqua alla Panzeri. Beh, io mi offendo perché a me è buona Pasqua, no scusa Walter, sto scherzando. Alf Brignos, salutiamo anche lui. Allora, andiamo a vedere quelle che sono le partite che si giocano anche in questo turno, lo ricordiamo il 31esimo, ne mancano 8 alla fine di questo tribolato, straziante campionato dell'Ecco, mentre un filo di sole arriva su Riga Monticeppi, chissà che non riporti, possa riportare un po' di luce anche sulla squadra di Aglietti. Modena Bari è terminata 1-1, Bari sempre messo peggio, non riesce a muovere la classifica, la squadra pugliese ormai invischiata nella lotta per non retrocedere, lotta per i play-out. Como su Tirol alle 15, Cosenza Brescia, Lecco Cittadella, Parma Catanzaro, Pisa Palermo, Spezia Ascoli, Venezia Reggiana, alle 18 poi Cremonese Feralpi Salò e Sampdoria Ternana, sicuramente molto interessante per motivi diversi, alle 20.30 il posticipo. Sampdoria ormai sempre più in zona playoff, Ternana vedremo se i genovesi riusciranno a interrompere la serie positiva. C'è un minuto di silenzio intanto a Riga Monticeppi. Minuto di silenzio che è stato fatto rispettare in memoria di Gio Barone, che è scomparso la scorsa settimana prima di Fiorentina-Atalanta, lo ricorderete.
Tanto tutto pronto per l'inizio della partita. Noi continuiamo a aspettare Stefano Menegatti. Maurizio, una Pasquetta Stefano a tutti, grazie Maurizio altrettanto, naturalmente a tutti. Questa giornata, ahinoi, rovinata dal tempo, dal clima. Magari qualcuno aveva detto non vado a vedere la partita e vado a farmi la Pasquetta, e invece il clima, ahinoi, il meteo più che altro, ha rovinato anche i piani di oggi. Tutto pronto per l'inizio di questa partita. Diceva bene Benedetta, perché c'è sicuramente curiosità nel capire come si schiererà la formazione di Aglietti. Io ho ipotizzato un 4-4-2 più prudente, con Crociata che probabilmente si allargherà, ma potrebbe essere poi un 4-2-3-1 in fase, comunque almeno in fase offensiva. Staremo a vedere. Deve osare Lecco, non ha più niente da perdere, naturalmente. Sì, Walter, grazie mille, naturalmente scherzavo. Era una battuta la mia. Lecco che batte e gioca il primo pallone, subito il lancio lungo a cercare il movimento di Buso, rimessa laterale nella metà campo del Cittadella per la squadra blu celeste. Certo, oggi vinciamo, dice Maurizio, non siamo più abituati a veder vincere Lecco, onestamente, e quindi ci sembra quasi strano dirlo, purtroppo. Una vittoria potrebbe in qualche modo ridare un pochino di linfa e magari, chissà, poter anche far ipotizzare un piano di difficilissima, quasi impossibile rimonta. Rimessa laterale per il Cittadella, se n'è andato quasi il primo minuto di questa partita. Sono iniziate anche le altre. Lecco nella metà campo del Cittadella, molto aggressivo, almeno in questo inizio partita. Prova la formazione ospite a uscire ora in questo momento dalla propria metà campo. Cittadella che non vince da più di 5 partite, nelle ultime 5, 3 sconfitte e 2 pareggi. Però abbiamo visto che anche nelle ultime partite contro l'Ascoli, insomma, Lecco, avevamo detto le stesse cose, non ha portato quantomeno bene. Lecco incapace poi di raccogliere un risultato positivo. Capradossi, palla difficile, deve giocare all'indietro per la Manna, che torna a vestire la maglia titolare dopo l'infortunio muscolare praticamente all'esordio a gennaio. Sicuramente queste 8 partite restanti è importante aver recuperato un giocatore come la Manna, poi ne parleremo tra poco con Stefano Menegatti che ci ha raggiunto. E così come la sicurezza che può dare Zeliak dietro al posto di Gerardi, che non aveva sicuramente convinto, e lo avevamo rimarcato in più occasioni nel corso delle ultime partite. Sersanti, anche lui sicuramente può dare molto, una mediana con degli innocenti Sersanti fatta di due piccolini, che può dare tanto tanto movimento, tanto dinamismo alla mediana del Lecco. Tantissimi auguri alla redazione di Cenni, anche a Marco. Contraccambiamo, confido in una mission impossible. Assolutamente. Attenzione, perché ci prova Parigini sulla destra, dall'altra parte c'è Buso che è arrivato, ma si piazza a difesa del Cittadella. Prova il cross, c'è forse una deviazione. Calcio d'angolo per il Lecco, il primo sulla prima discesa del Lecco sulla destra, arriva il corner. La formazione blu-celeste sarà Lepore ad andare a batterlo. E allora seguiamo subito la prima chance per il Lecco. Dai Franco Lepore. Vediamo se da calcio piazzato si riesce a creare subito un pericolo per la porta di Castrati, portiere del Cittadella. Salgono anche Capradossi e Zeliak in mezzo all'area, con Inglese naturalmente. Pochi uomini in realtà in questo momento nel cuore dell'area di rigore del Cittadella. Va Lepore. Cross un po' corto, se la ritrovano lì, poi spazza la difesa del Cittadella. E non siamo mai fortunati in questo genere di situazioni. Intanto bravissimo a arpionare il pallone qui Lemmens, a darlo dietro alla Manna, che gioca su Crociata. Il lancio di prima, Inglese prova a metterla giù bene. Inglese si gira, c'è un buco a centrocampo, può far ripartire. Ah, l'azione dell'Eco invece va a consegnare il pallone. Questa poteva essere una buona occasione, invece consegna il pallone Inglese a Rizza, che fa ripartire subito i suoi. Finisce a terra un giocatore del Cittadella. Calcio di punizione. L'arbitro che va a richiamare subito Zeliak. Sì, Zeliak che va a falciare abbastanza di netto. Giocatore del Pittarello del Cittadella, che si stava allargando a sinistra. Zeliak però è importante avere recuperato il capitano, perché insomma, una presenza discreta, lo diciamo sempre, ma molto molto preziosa, molto pesante quella di Zeliak nell'economia degli equilibri della difesa dell'Ecco. 4 minuti se ne sono andati, 0-0, poco nulla fino adesso, calcio d'angolo per il Lecco e basta.
Seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione in favore degli ospiti. C'è la battuta in mezzo all'area, colpo di testa alla parata di Lamanna che subito deve scaldare i guantoni. Cross di Amatucci, non abbiamo visto chi ha colpito di testa, se Maestrello forse. E Lamanna che va subito in tuffo, presa bassa, abbastanza facile in realtà, niente di sconvolgente. Ci sono già due squadre che sono abbastanza lunghe in campo, ci sono molti spazi, vediamo se ne approfitteranno entrambe. Pallino ora è per il Cittadella che ricomincia dal giro palla tra i difensori. Si propone ora Carissoni, ex di giornata, lo ricorderete un paio di stagioni fa. Nell'Ecco la pressione di Buso per poco non costringe all'errore la difesa del Cittadella ancora. Vedremo se anche la Trabuso che recupera subito il pallone e Inglese ci può essere già una bella intesa. Ecco proprio Buso che prova a mettere dentro un pallone, però più che altro un tentativo non troppo convinto. E allora Sersanti all'indietro, si ricomincia da Zeliak. L'Ecco che sta dimostrando comunque già di essere pimpante in questa partita. Dai ragazzi, proviamoci. L'ultima vittoria è il 23, Santo Stefano, la prima del 2024 a Pasquetta come vittoria, dici Maurizio. Beh, chissà, speriamo. Tanto rimessa laterale per Lepore davanti alla panchina dell'Ecco. C'è un tocco a cercare Buso, l'anticipo Inglese, combinano bene i due. Buso entra in area, attenzione perché Buso entra in area e poi prova una fesseria. Con il sinistro va a colpire l'esterno della rete, una via di mezzo tra un tiro, un cross e un non si sa cosa bene. Perché qui bello con la punta riesce ad anticipare un giocatore, a servire Inglese, l'1-2 e poi Buso qui va sul fondo e colpisce con il classico pion di mai dire gol dei bei tempi. Niente di fatto. Minuti e 30, 0-0. Cittadella che fatica a portare palla là davanti e il Lecco che per adesso è riuscito con maggiore disinvoltura a portarsi dalle parti della difesa avversaria. Qui intanto cosa combinano? Lepore riesce in qualche modo a servire crociata, c'è fallo, calcio di punizione in una zona abbastanza pericolosa perché stava arretrando pericolosamente verso la propria area di rigore. Si riparte con il Lecco sulla destra, pallino che quasi sempre in questa fase tra i piedi dei giocatori del Lecco. Qui Lepore fa un velo, non c'è nessuno. Buso era già andato avanti, perde malamente palla il Lecco. Intanto, prima della partita Cori contro il patron di Nunno, al Rigamonticeppi confermati. Clima abbastanza di contestazione evidente, come ci diceva Benedetta, poi anche lo scarso afflusso di pubblico. Allora, salutiamo anche Gianluca. Ciao a tutti, forza Lecco da Scandriglia, li vedo bene. Speriamo. Gianluca, bravo Buso, tirare in porta sì, però un po' meglio di quello che ha fatto il buon Buso, il buon Nicolò. Certo, deve ritrovare un pochino anche lui, no? Al ritmo partita, l'abbiamo detto, manca da tanto tempo. Intanto brutta rimessa laterale, Lecco che perde subito il pallone, in via centrale il Cittadella che ci prova. Lo scambio al limite dell'area, poi se la cava in qualche modo l'Ecco che prova subito a ripartire con degli innocenti. Vediamo se c'è il break velocissimo. Viene steso, qui c'è giallo. Tutta la vita per Amatucci. Fallo su Parigini forse. È il primo ammonito Amatucci che deve spendere per forza fallo. Sì, su Parigini che era partito fortissimo. Per vie centrali c'era il buco, Cittadella che sta concedendo molto in quelle zone di campo. Lecco che deve essere bravo ad approfittarne. Nono minuto, ora ci sarà calcio di punizione. Sceglie di
tornare a centrocampo, una serie di passaggi per vie centrali dell'Ecco che prova a impostare lancio lungo, seguiamo l'azione, poi andremo in break, c'è rimessa laterale per il Lecco in zona d'attacco, seguiamo questa azione, poi vediamo Lemmens a battere il fallo laterale, vediamo se si può creare una situazione pericolosa oppure no. Cerca un compagno, lo trova in inglese. L'1-2, poi ancora Lemmens, perde malamente il pallone. Andiamo in pubblicità. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348-8329-295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Di là. E allora do il benvenuto a Stefano Menegatti. Ciao Ste. Ciao, 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 io di là a chiacchierare amabilmente sul futuro societario, su nuove proprietà fantasmagoriche, Hai visto che c'è, non so se hai trattative. visto che c'è l'IN a bordo campo, È eh? lì, eh? E l'IN, sì, l'IN in campo, sì. Ma no, sarà parente di Yong Gong Lin, lui Non lo so, è. però noi secondo me non ci vogliamo far mai, adesso con una battutaccia, non ci vogliamo far mai mancare niente. Possibile acquirente è talmente stereotipato cinese, si chiama Lin. Se fosse stato italiano sarebbe stato Bianchi, No, beh, sarebbe fosse stato lì. coreano Li. Beh, fai conto che Cioè, adesso non mi ricordo più se il cognome più diffuso in Italia è lì. è Li? Lì, quello è lì però Sì. scritto e non lì, almeno Alla lì. coreana? Mi pare lì con la doppia, se non lo so. E Comunque, non comunque so, vedremo se Lin potrà essere davvero. lì. È lì No, Lin anche. è Lin fisicamente, No, è perché lì non so se anche. magari poi. Lì in inglese, lì è Però abbiamo pulito. visto una foto del nostro Matteo, quindi. Cioè, è fisicamente allo stadio. Ma magari. Alex Lin. No, non posso Intanto c'è fare. Fausto che ci Non posso vuole fare questa dare la battuta. sua ultima sulla No, ci vicenda. sono due buongiorno a tutti. Ci Ciao. sono due variazioni. Il Catanzaro che è in vantaggio a Parma. E poi c'è lo Spezia che è in vantaggio con l'Ascoli, ma c'è una review. Questo è una partita che ci interessa comunque da vicino anche per lo Ho Spezia, che detto sarà il una prossimo avversario di Roma. buttanata, è Bianchi, Una butade. seguito da Russo e Ferrari, però secondo No, ti me dicevo appunto, perché l'in cinese è un po' come Bianchi in Italia, ecco, voglio dire, no? O lì in Corea. O dov'è? Johnson Ma lì in Corea o o qui? Johnson in Gran Bretagna, cioè, quindi. Ma tu sei sicuro che quello lì è lì? No, è lì. È Alex No, no. Lin. Allora, non mi voglio sbilanciare sulla vicenda. Confermato il vantaggio dello Spezia sull'Ascoli 1-0. Questo no, non bellissimo, diciamo così. Anche se, vabbè, per noi ormai, cos'è bello, cos'è brutto, Diciamo che la cosa di lui è universale difficile. potrebbe arrivare se noi riusciamo a segnare un gol, perché Beh, tra l'altro oggi lo danno, quindi. il diluvio universale, beh, l'altra sera ci ha dato dentro, Sì. eh. Tanto c'è la cittadella che rilancia in avanti, c'è una mezza slisciata di Zelia che spara in rimessa laterale invece che in avanti. Le riprese devo dire che sono ai limiti Si riesce a della pop riconoscere art, i perché numeri del Cittadella, più che no, altro. ma anche proprio le tonalità di colore sono molto sballate. Ti convince la formazione di Aglietti oggi, No, Ste? ma quello è ovvio perché come al solito non si Perché tu vedi capiscono. Lemmens e dici no a prescindere, anche se. E Bianconi, Caporale, Novakovic non capisco Però cosa c'è fanno in Zelia, panchina. quantomeno. Sì, vabbè. Buso si allarga sulla sinistra dopo il servizio di crociata, entra in area, stop and go, poi il servizio dietro a Lemmens che Ah, si fa ribattere il tiro, no, se il Lepore Santi tiene forse. viva. Sì, scusa, avevo ragione, Da Lepore. come ha calciato Sì, Lemmens sì. sembra difficile. Crociata per Sersanti, il cross sul secondo palo, Parigini di testa, appoggia a Castrati, pari un po' quell'occasione precedente del Cittadella, quando ha appoggiato di testa anche il giocatore del Fiacco, Cittadella. fiacco il Sì. colpo di testa dei Parigini, forse poteva fare qualcosa in più, ma era abbastanza No, sbilanciato dicevo, lì dietro. ha a disposizione i titolari e non capisco perché faccio così giocare le riserve, quando oggi è una partita fondamentale. Cioè, perché il titolare dell'Eco è Novakovic, inglese non è il titolare. Però da quando è arrivato, diciamo, a parte forse le prime due partite che non aveva i 90 minuti, lo ha sempre fatto giocare a Beh, ma ha sempre titolare. sbagliato, infatti.
E come in difesa Bianconi, l'abbiamo anche visto appena entrato. Qui c'è un altro fallo però, e qua è giallo anche qua, eh. È sempre lui? Era l'8 prima, chi è questo? No, è il peccato 30. Non è Matucci, no. Negro. Però insomma, Negro, già... no, scusate, non è razzismo. Due giocatori già ammoniti, tra l'altro Negro difensore centrale, quindi... Perché la coppia difensiva Negro Acerbi? Non ero d'accordo. Ecco, oddio, sai che è volontaria, sì, sì, non è violenta, no, ma sbraccia, però il gomito è diretto, mette proprio anche proprio la mano in faccia volontariamente. Vabbè, comunque. Allora, contentiamoci del giallo. No, e dicevamo prima, hai la difesa titolare a disposizione, cioè Lepore, Zeglia, Bianconi, Caporale, e non li fa, 2 su 4 non li fa giocare. Per Capodossi, che l'abbiamo detto, non è ancora adatto. Lemes, che abbiamo visto anche prima, errori basici a go-go. Intanto giallo per Pregini. E il primo ammonito nel fine del tempo. Ci sta dando dentro, eh. No, beh, anche prima ha ammonito Zeliak. Sì, sì, no, dico, prima ha ammonito Lecco, a Zeliak ha ammonito. Ah, no, non ha ammonito. A Matucci, Negro e adesso Parigini. Questo ci sta, ha allungato il piede e ha pestato il pestone sul giocatore avversario, che era Rizza. Ci sta l'ammonizione qua. Segni di vita dagli Etti, che è in piedi, quindi è vivo. Più vivo di Bonazzoli e poi dopo. Per Dio, gli ultimi periodi di Bonazzoli era più attivo a Bonazzoli di Magnetti. Sì, perché si alzava ogni tanto dalla panchina. Sì. Calcio di punizione per il Cittadella, 0-0. Faceva freddo, quindi. Faceva freddo, quindi doveva scaldarsi un po'. Palla al centro, mette fuori Parigini, se non sbaglio. La tiene viva in qualche modo la Cittadella. Ah, buono recupero. Parigini è ancora bravo, il recupero questa volta sulla sinistra. E poi è falciato, questo il salto giallo. Questo è per il 20-20. Il 20. Peccato che sia Carriero. Cambino sempre i giocatori per rispettare il fallo. Ormai siamo Negro, Carriero, Amatucci, giusto? Sì, 3-1. Già insomma, 16 minuti, 4 ammoniti. La via centrale è tutta ammonita. Zufferli, vabbè, sono tutti però abbastanza netti, tra l'altro, fino adesso. Quindi. Sì, beh, non poteva anche qui. No. Allora, è scivolato, lui ha messo il piede a terra, è scivolato e ha falciato, non cattivo, diciamo, però è giallo. Allora, tra l'altro, abbiamo visto Carriero, la faccia da cattivo ce l'ha, il cerchietto un po' meno. Quindi... Se vogliamo fare un'altra battuta, noi facciamo battute a go-go, perché qua succede poco, onestamente. Bello il pallone dentro, crociata, ben controllato però da Amatucci in ripiegamento, che concede solo la rimessa laterale qui sulla sinistra, intanto scorci di sole che va e viene, tempo molto variabile. Buso di testa non ci arriva, ma Lepore riesce in qualche maniera a buttare una palla dentro, ribattuta. Campanile molto ingenuo, chi Sersanti, che fa un fallo che avrebbe fischiato anche un cieco, senza offesa per i ciechi, però colpo inglese, sì, combattuto un po' sulla palla alta, però dai, Sersanti, no, degli innocenti, anzi, mano in faccia qua di Maestrello. No, beh, ma allora spieghiamo, degli innocenti, che dà una spinta che la vedrebbero dalla luna su Maestrello e lo butta addosso a Inglese, e nel contrasto Inglese, sì. Allora, palla... niente, no, perché si è già ripreso. Palla al Cittadella, intanto da casa scrivono menano come Fabbri, abbastanza. Ma allora devo dirti, non sono falli cattivi, ma sono falli netti da munizione, sì. Per adesso direi indiscutibili. Qualcuno... Non c'è stata, infatti, proteste praticamente zero. Qualche tifoso in più rispetto a quello che diceva Benedetta a inizio nel collegamento. Beh, diciamo che la differenza oggi... tifosi del Cittadella. Ma devono fare i nostri distinti, perché il Cittadella sappiamo che non è che abbia tifosi. Esatto. Tanto attenzione, palla dentro dopo la rimessa laterale, Caprodossi in qualche maniera, Inglese, cerca di domesticare... sulla linea dell'out, compagni non si avvicinano, è un po' in difficoltà, in mezzo a due prova a trovare la rimessa laterale, ci riesce. Inglese nella difesa del pallone, sì, comunque non la butta mai via, molto bravo, perché è stato lasciato completamente solo ed era pressato da due uomini. Questo c'è da dire, fa valere anche sia il fisico sia le sue doti tecniche, comunque, nel difendere il pallone. Sarebbe bello vederlo insieme a Novakovic. Ancora due risultati che sono cambiati, Venezia in vantaggio sulla Reggiana
e Cosenza in vantaggio sul Brescia. Grazie Fausto. Due risultati, insomma, che ci uno possono l'ultimo interessare. Sì, beh, relativamente. Relativamente, però insomma, vediamo un po'. Diciamo che, come dicevamo anche l'anno scorso e a inizio di quest'anno, dobbiamo guardare noi, perché... A parte, oddio, tra Spezia e Ascoli è abbastanza indifferente quello che succede, perché poi dobbiamo fare la corsa, eventualmente una possibile rimonta per uscire dai play, per raggiungere i play-out sulla Ternana, che è a 32, che poi giocherà con la Sampdoria stasera. Ah, il problema è che noi siamo come quelli che dicono: sì, voglio fare quella gara, sicuramente mi allenerò così così cosa, e lo dice da sdraiato sul divano. Sì. Noi siamo quello al momento, noi siamo sdraiati sul divano. Sono d'accordo. E diciamo sì, no, dobbiamo quello, lui sta correndo, dobbiamo, se corriamo ai 10 all'ora lo raggiungiamo, perché lui corre ai 9. Però non, ma noi siamo sdraiati sul divano intanto. Attenzione, palla, batti e ribatti, per fortuna alla fine rimpallo va verso la manna. Anche questa partita sta dando la sensazione di essere una partita non complicata in teoria, no? Perché Cittadella per adesso ci ha dato tre possibili chance, senza i falli da giallo erano tre contropiedi puri. Poi ci hanno falciato. Però bisogna approfittarne, però, perché poi sappiamo le difficoltà enormi, le abbiamo raccontate durante tutta la stagione nell'andare in rete per il Lecco. L'Epore è rimasta laterale verso Inglese, che non arriva di testa. Cittadella che prova a ripartire a Pittarello, Maestrello, non riescono ad addomesticarla. Allora Parigini per Inglese, anzi la crociata per Inglese. Inglese attende la salita dei suoi, sbaglia il tocco. Continua a dare tocchi sbagliati però Inglese di ritorno. Poi qui crociata combatte, ma non riesce a recuperare la sfera. Anche da crociata no, ci si attende qualcosina in più. Perché Carissoni corre e arriva a Sersanti. Che Gianluca però... che ci scrive: mettete i vocali. Mettete i vocali? Credo nella chat, non so. No, si può, si può, non credo che io sono, fondamentalmente io sono contro i vocali, quindi sì, però non credo che nella chat di YouTube si possano mettere, ma soprattutto perché mai doverli mettere. L'hai messa laterale verso il centro, attenzione, si gira Maestrello, non c'è fallo, fa andare l'azione Zuffarri, ancora Cittadella però con Amatucci che butta la palla dentro, Zeliak stacca e rilancia, non c'è però Lemmens, dov'è Lemmens non si sa. Ricambio contro cross, per fortuna sul fondo. Ci prendiamo un piccolo break, torniamo subito. Chi va alla ricerca della purezza, chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. Certain people that I know, they ain't no longer about. Rieccoci qua con la situazione che non è cambiata. 23esimo minuto, sempre 0-0. Lecco che recupera un buon pallone al limite dell'area. Buso cerca di rientrare, sbaglia lo stop. Poi rimpallo che lo favorisce. Non c'è fallo. Steso al limite dell'area Buso. Insomma, abbracciato Buso, non viene fischiato il fallo. Adesso c'è un fallo invece nel cerchio di centrocampo su Chiesa, Eliak, mi sembra. Certo che però... un fallo, un colpo al volto per il capitano. Andiamo Pittarello. Anche Buso. Brutto, sì, il fallo di Pittarello, una gomitata sulla nuca. Andiamo qua su Buso invece. No, non c'è niente. Addio qua no. Con la mano, il braccio c'è, sembra, però il braccio è un metro, sta guardando l'azione. Poi qui invece la gomitata alla nuca di Pittarello, non punita. Pareggio dell'Ascoli alla Spezia, 1-1. E l'abbiamo detto, questa insomma è una partita... Vantaggio anche del Palermo a Pisa, 1-0, se non sbaglio. Intanto Lepore sul punto di battuta... c'è che il centrocampo, ben detto, 24 minuti, palla dentro, rimessa laterale.
Si è riempita un pochino la curva, ma insomma oggi molti molti spazi vuoti, eh. Beh, diciamo che oggi tornano i tifosi, cioè nel senso oggi chi è lì è perché è tifoso del Lecco e non è occasionale o... Sì, quello sicuramente. Tu dici si è perso un po' quel bonus di pubblico dell'entusiasmo Serie B, insomma. Sì, diciamo del ah, che bello, vado a vedere una partita di Serie B, che figo, senza sapendo quasi neanche che ci gioca il Lecco, ecco. Intanto recupera un po' il pallone crociata, ma poi lo perde sulla partita. Partita onestamente molto brutta, da un punto di vista di... Beh, loro sono venuti a fare la partita alla Cremonese, sì. Non fare niente aspettando il nostro senza gol. Senza avere ovviamente però la qualità della Cremonese, che magari tipo sì, campare sì. Su questa cosa il gol te lo fa. Beh, però dico... Caprodossimale. Non hanno granché di stimolo, diciamo, per fare molto, per fare di più, anche perché Lecco non sta facendo niente, quindi Lecco, allora, Lecco dovrebbe avere la bava alla bocca, pressare, correre, sbattere, invece è una partita di fine stagione. Sì. Un po' l'atmosfera è quella, anche vedendo gli spalti, no? Purtroppo l'abbiamo detto, un po' di smobilitazione. Gianluca torna sull'argomento di prima della chat, mi dà la voce che l'ho scritto, scrive dibattito magistibile. Gianluca, Gatto, ieri sera abbiamo preso tanti rigori. Ma che non ha ben capito il tipo di trasmissione che facciamo. E Gatto, non essere niente che temo di più, è Pittarello tuffatore in area. Pittarello, diciamo, buon mestierante, sì, ma anche... Ha le scarpe giuste, tra l'altro. Calcio d'angolo per il Cittadella, dopo questa andiamo a seguirla. Angolo dalla destra, palla che sfila. E gol del Cittadella, non si capisce come, ma poi la palla entra sempre. Negro. È sempre il solito discorso, 26esimo, vantaggio del Cittadella. No, ma tra l'altro la palla è passata proprio all'altezza uomo, quindi proprio... È sempre ancora una volta da calcio piazzato, non c'è niente da fare. Vabbè, ma stanno lavorando in settimana, gli Etti stanno lavorando duramente su questo aspetto. E cosa dicevi? Non lo so cosa dicevo. No, dicevamo non ha cifra tecnica, non ha niente, ma il gol arriva. E se lo perdono tutti, l'ultimo è Lemmes, non so chi è che doveva andare su... In due, erano in due a braccetto, diciamo, Negro che anticipa, tiro io, tiri tu, tiro io, tiri tu. Forse. Sì. Guarda lì, in due. E Lemmes che guarda beatamente a distanza di sicurezza. Bravo Mats, sì che sei un difensore tu. Col piattone Negro... permettendosi di anticipare pure il proprio... Ma sì, andavano proprio... Riusciamo a far... scusate il rispetto, riusciamo a far cantare di gioia anche i tifosi del Cittadella, lo sparuto gruppo di tifosi del Cittadella. Ah, ma ha detto, questa è una partita di fine stagione dove veramente... Non... Boh. No, dai, io però sette partite così non le reggo, io ve lo dico. Sì, la domanda mia è che ci facciamo qua a raccontarla, cioè sarebbe proprio da non raccontarla neanche, fare scena vuota. Lepore, palla forse toccata da... però ci arriva Castrati che mette rimessa laterale. Prova una timida reazione la squadra di Aglietti, che da quando è arrivato, ragazzi, portate i risultati. Ma cioè, all'inizio quando l'ho detto sembrava che dicesse in eresia, è qui a prendere lo stipendio, niente più. Cioè, dai, non ha indovinato una cosa da quando è qua. Sbaglia formazioni su formazioni, sbaglia i cambi, non ha dato gioco, non dà grinta, non dà niente. Ha portato qui tutto il gruppetto a prendere lo stipendio, tanto si sa che di nulla paga, quindi. Ma per carità di Dio, ma è il suo lavoro e è giusto anche così. Spreca il pallone a Cittadella con questo lancio lungo per nessuno. Lui fa il suo lavoro. Sì, basta. Più che altro che non si è visto davvero proprio niente in questa gestione di Etti. Spiace dirlo, ma è così. Non hai neanche... Sì, hai giocato qualche spezzoncino di tempo, discretamente, dire. Ragazzi, cioè, confronto con Magrati e Bonazzoli, hai giocato partite che sembrava... Abbiamo giocato mezz'ora buona la prima partita, quando eravamo sotto già 2-0. Comunque qua... Sì. E poi? Comunque qua nessuno, veramente tutti immobili. Ma soprattutto sbaglia, cioè mette i giocatori a caso. Comunque secondo me la squadra non ci crede più già ormai da diverse partite. Ma basta vedere i giocatori come Lepore oggi, che non ha un minimo di carica, lui che è sempre stato uno di quelli che ci tiene tutto, ma poi come fai a... questo? Lepore. Ma come fai anche a avere, diciamo, motivazioni quando vedi la proprietà della panchina in quelle condizioni? Eh sì, certo non sei motivato. Poi, ripeto, quanti giocatori, cioè, non so, Lemmens, che motivazioni ha per sbattersi più del dovuto?
Liepore centralmente. Vediamo la conclusione. Cos'è? Ebbene, non si liberava nessuno. Sì, ma ha calciato malissimo. Lontanissimo dalla porta. Uno come lui. Ma non capisco. Io continuo, lo dicevo prima anche con mia regia. Io non riesco veramente a capire il perché si sia voluto mandare in vacca un'occasione del genere quest'anno. Una pepita d'oro aveva in mano la proprietà e l'ha buttata veramente nel letame. Senza un motivo, perché Buso per crociata, allarga sulla sinistra, crociata, ci prova con un cross basso, Buso si fa anticipare in rimessa laterale. Cioè, poi tutti questi giocatori in prestito che devono recuperare la forma, che senso hanno? I giocatori come Giudici, come Battistini, che scarsi quanto vuoi, ma quantomeno avevano una piccola storia qui a Lecco, un piccolo legame, sono stati mandati via tutti. Cioè, io da degli innocenti con 2001 mi aspetto attaccamento alla maglia, sì, ma non è che deve fare fuoco e fiamme per il Lecco, fa il suo e lo fa ottimamente e finita la questione. Retrocede l'Ecco, pace, di tanto ritorna a Empoli. Cioè, anche Buso, per esempio, che motivazione può avere dopo come è stato trattato tra dicembre, sì, gennaio e febbraio? Ma Melgrati, sinceramente, signori... Cioè, senza mettermi in dubbio, ovviamente, la professionalità... Io a Melgrati farei una targa... A Melgrati andrei veramente a stringergli la mano, il guantone, perché dopo come è stato trattato terzo, quarto portiere, quinto portiere, cacciato, spedito, poi titolare, si è preso colpe anche non sue di alcune sconfitte in cui si è fatto errori, ma non è... Poi è riuscito comunque a rientrare, a rimettersi in pista, in carreggiata, a impegnarsi a dare la mano quando è servito. Cioè, eppure adesso, appena rientra la mano, mezzo incartato, perché comunque non è ancora in forma, certo, subito messo fuori. Io a Melgati andrei e gli direi grazie. No, certo, perché comunque solo l'ha fatto. Con tutti i difetti, perché attenzione come qua. Come picchiano qua, qui c'è giallo. Il numero 2. E tutti diversi, Salvi, Negro, Salvi, Negro, Carriero, Matucci, tutti ammoniti. Collezionano gialli quelli del Cittadella, ma vincono 1-0, quindi per adesso hanno ragione loro. Andatevi a fare una passeggiata morti di fame, Duilio, ai giocatori dell'Ecco, che non hanno minimamente, intanto Buso si è preso proprio un bel colpo sulla randellata di Salvi. Ah, che male! Male coi tacchetti. Perché gli ha dato quei tacchetti nel polpaccio. Ma fa molto, molto. Ma questo è da rosso, E cosa ha da ridire, tra l'altro, Gorini? Questo è da rosso, non da giallo. Non c'è, in queste occasioni il VAR non può intervenire. Però hai ragione, potrebbe sembrare una terza nostra maglia questa del Cittadella. Perché c'ha le righine anche il blu celeste granata. Sì. Solo il colletto è granata, ma il resto è sempre blu celeste granata. Si rialza Buso. Cioè, anche Sersanti, per esempio, dopo il girone d'andata che ha fatto, è stato messo in disparte. Tra l'altro non ha strusciato un pallone oggi, praticamente. Cioè, adesso va bene, ok, ma dopo 3 mesi in cui è stato relegato nel dimenticatoio, dopo l'infortunio non gli è stato dato mezza chance. Cioè, tanti, giustamente io sono d'accordo col dire non stanno facendo il 101%. Ma non stanno facendo il 60 o il 70, stanno facendo il 90. Il 99. Alcuni anche il 100, non danno il 101, non danno quell'uno in più perché la testa comanda. Sì, l'impressione che stiamo aspettando la fine del campionato, no? Mancano ancora 2 mesi. Cioè. Novakovic, che motivazione può avere che si è visto superato da un morto in piedi? Cioè, Inglese è un ex giocatore che pian piano gli stiamo dando minuti. Ci prova Cittadella ancora sul fondo, sì, non sta succedendo niente. No, niente. Ma come tutte le ultime partite, poi arriva un calcio d'angolo e la buttano dentro perché le belle statuine, come dice giustamente, ha scritto qualcosa, se andiamo noi, gatto. Attenzione, cioè, è voluto farlo anche qui su Capradossi.
chi è questo? Gioco fermo. Sì, ah, certo che loro però, adesso, è una partita facile, già instradata, datevi una calmata. Pensate che con Melgrati non subivamo gol, allora no, non diciamo che non subivamo gol sul calcio piazzato, quello no, ma fino a che non gli hanno distrutto la squadra? Cioè il problema non è Melgrati, quindi perché rientra la manna e subito... No, io non sto dicendo... Vai a dare fiducia alla manna che magari non ha neanche... Però un conto è, allora, o si ascolta tutto il discorso o si ascolta solo un pezzo. Certo. Io non ho detto che Melgrati era da un titolare da far giocare sempre, però il trattamento che ha ricevuto e come lui invece mentalmente si è riproposto comunque è da premiare. Poi è un potere che a me non piace, fallaccio, perché non esce, ha sbagliato spesso e volentieri nel piazzamento delle barre, tutti i problemi che conosciamo bene, ma Saracco è stato meglio. No, no, ma infatti... La manna, due partite e due gol ha già preso. Su calcio d'angolo dentro la porta, sì, ma infatti il problema non è sicuramente quello. Ci vediamo un piccolo break, poi riprendiamo il discorso. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL è in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio, operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza, specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Madonna mia. Sono venuta dai tuoi? Sì. Clamorosa occasione per il Lecco. Doppia. Prima Inglese che recupera palla dopo che è stata persa un giocatore Cittadella. La velocità della luce entra in area, Inglese, eufemismo. Mette dentro il pallone, ribattuta di un difensore, arriva Sersanti, era giusto, poteva calciare, segnare, palla è finita sul San Martino. Allora, la palla era una palla gestita dal difensore, che era, se non ricordo male, Negro, che è scivolato, Inglese è partito, aveva 3-4 metri di vantaggio entrando in area, Negro ha fatto in tempo, vista la velocità fulminea d'Inglese, a rialzarsi, recuperare Inglese, contrastarlo, in modo che Inglese non poteva più concludere nell'arco di un secondo. Inglese è più lento, visto che nomini Negro, il difensore che lo ha recuperato, del Negro che avevamo noi 2 anni fa, te lo ricordi? Che andava, Michael Negro, che quando scattava andava a velocità aveva anche di 10 un chili, aveva 10 kg. Aveva 10 kg in più. Guarda, Negro scivola, Inglese parte, Negro si rialza, lo recupera e lo blocca. Poi dopo la palla finisce a Sassanti, che da centro dell'area non trova di meglio che sparare in curva. Invece che però c'è il tiro di Sersanti, vogliamo parlare, come fai a non prendere la porta da lì? Cioè vuol dire che vai a calciare senza convinzione. Ci vuole rispetto per i tifosi, un minimo di amor proprio al netto delle motivazioni, Walter, su questo sono d'accordo, siamo d'accordo assolutamente. E il tiro di Sersanti è un esempio dal mio punto di vista, ma per esempio io vai a calciare senza nessuna voglia. Però non penso che 60 non gli dispiace fare un gol in Serie B. Non lo so. Però come fai? Sembrano giocate sporadiche, giocate casuali. Diciamo una cosa, e Fausto dalla regia può confermare. Io negli miei ultimi 30 anni di Lecco e lui negli ultimi 40, non so. Intanto c'è un cambio nelle file. Abbiamo visto di molto peggio da parte di giocatori in campo. Sì, no. Questa non è una cosa scandalosa come stanno giocando. Tirano a campare, vanno avanti. Io ho visto di molto peggio. Si è fatto male a ginocchio, no? Dietro al ginocchio, l'adduttore. Cioè, sì, stanno giocando. Questa è la tipica situazione della squadra sola. Bravo, cioè. Questa è la tipica.
tipica squadra sola, mister e squadra, e intorno non c'è niente, non c'è nessun referente. Un mister che non è, e un mister che non è il Modica di turno. Modica si era preso sul groppone tutto l'ambiente. Sì, però Stefano, quanti ce ne sono di Modica di turno? Cioè, allora qui dovevi prendere un nome che è sulla bocca di tutti, il bebe di turno, Alberto Bertolini, che aveva qualcosa in più, l'Alberto Colombo magari, che aveva qualcosa in più, gente legata a quella squadra qua. Ma posso dirti, ai tempi che furono Sannino in C2, ai tempi, era lui che usciva dallo stadio a parlare con noi. C'è altro, un altro animus, ma poi anche, non lo so, possono essere anche mandati, tra virgolette, nel senso di dare il mandato di fare qualcosa, nel senso gli è andato mandato di traghettare, ma a livello proprio di Caronte, nel senso di traghettare l'anima e non cercare di dargli una risvegliata. Gli ha detto, vabbè, tu finisci il campionato, punto, va bene così, finisci il campionato. Cioè dai, qua, adesso recupera la palla Lemmens, la palla per Parigini, cross dentro, liscio, l'inglese, no. Prova a girarsi, ma... Ci provano loro, diciamo che se gli dai quel quarto d'ora di tempo, loro, già magari riesce anche... Loro ci stanno anche provando a darci situazioni da rete, siamo noi che non ci riusciamo. Siamo ai limiti del fantoziano, secondo me loro ci provano, vediamo se segna, dai, prova... Provaci, dai, giochiamo. Aspetta che c'è un VAR forse, un check. Ma tanto nemmeno col VAR riusciremo a segnare. Anche se ci danno rigore. Io ormai sono scoraggiato da tempo e... Vabbè. Fate invasione di campo, meglio perdere 3-0 tavolino che questo scempio. È già finito. Quanto è durato il VAR, il check del VAR? Ma soprattutto c'è stato, sì. Ma non lo so. Doveva tornare Foschi, ma gli eredi hanno voluto Aglietti. Il press aveva ragione. Ma con Foschi, penso che la situazione sarebbe anche andata anche peggio forse. Sì, anche perché ormai, mamma mia, era un Sersanti inguardabile. Cioè, Foschi ormai si era giocato contro tutto e tutti praticamente. Non aveva inglese ridicolo, era meglio Bunino, scrive Massimo Gavaglio. Beh, pochi scherzi. Io stavo dicendo fuori lì, offline con Stefano. Cioè, Pinzauti, con tutto che secondo me era un gol da bassa C, ma almeno ci dava l'anima, cioè, lasciava ogni goccia di sudore Bonino in campo. L'anno scorso, ragazzi, ci ha dato quei due o tre situazioni che ci hanno aiutato a salire in B, compresa la pipì, il di cui si parlò tanto. Era meglio parlare di quello che parlare di quello di cui si è parlato nell'ultimo mese quest'anno, ecco. Però dico, noi l'anno scorso siamo stati una squadra che da più scarsi degli altri abbiamo fatto qualcosa di l'anno scorso eravamo gli scappati di casa che vincono il campionato, quest'anno siamo gli scappati di casa e basta. E quindi quest'anno siamo una delle tante che potevano fare qualcosa in più, invece ci siamo proprio tirati le ammazzate nelle balle noi da soli. Ma tra l'altro da una situazione in cui invece le cose stavano andando bene, abbiamo deciso scientemente di mandare tutto in bacca. C'è un timido sole adesso su Riga Monticeppi, anzi più che timido, anche abbastanza convincente, ma... va e viene. Sì. La luce non arriva in casa Lecco, difficilissimo portarla, proprio perché... Parigini ci prova. Ma sembra veramente ormai che sia poco da fare. Palla fuori per Duccio... Mani, no? Non si lamenta neanche. Non abbiamo più la forza neanche di lamentarci. Tanto perché giocate tecniche anche Cittadella, ragazzi, parliamone. Faccio un'altra. Lo sto guardando, per esempio. Qui steso c'è fallo, si prosegue per il vantaggio. Crociata, la conclusione. Di Crociata sotto l'incrocio! Ce l'ha fatta a segnare Crociata. Dai la scossa ai compagni! Porca miseria ladra! Sono contento quasi solo per lui perché lo cerca da inizio campionato. Sì, forse non si era visto. Con tutto lo sbattimento che ci ha dato questa stagione. Perché uno dai, credeteci però, almeno darci un che minimo di... Che ci ha sempre dato e ci ha sempre messo l'anima lui. Dal nulla, inventa un golasso Crociata. Sì, dalla 3-4 ci dovrebbe essere il giallo per il giocatore del non penso mai dici però che l'angolino bellissimo, ragazzi. Il gol per una volta in un anno tiriamo fuori un gol dalla lunga distanza anche noi, ma poi Giovanni Crociata se lo merita perché si è sbattuto per tanto lui da distanza, lui è uno di quelli che ci tiene, poi ma lui non riusciva lui Lepore, Parigini e anche un po' Buso
non sono giocatori che fanno la sceneggiata del tipo caricare la curva, ma sono giocatori che si vede che comunque ci tengono e si impegnano. Poi, come detto, attenzione, andiamo nei spogliatoi 1-1 però, ragazzi, E poi magari mettiamo i titolari nel secondo tempo. Palla che va sulla sinistra per attenzione Cittadella, interviene bene Duccio degli Innocenti in take è scivolato. Che gol di Crociata, ragazzi, bellissimo davvero. Crociata, per esempio, è stato molto penalizzato dalle varie situazioni in cui siamo passati questa stagione, 3 minuti intanto, e di recupero, 3 minuti. Per cosa? No, è così tanto? Cos'è che c'è stato? C'è stata una sostituzione? Ah, recupero del recupero, non può essere. Eh beh, prima o poi li recuperi. No, perché deve andare in vantaggio Cittadella alla fine del primo tempo, quindi gli stanno dando il tempo. Inglese, attenzione, Parigini. Palla che... Dai, dai, contropiede! No. No, perché non c'è riuscito Crociata in questa situazione. Ah. Cioè, almeno cioè, poterci credere, non chiediamo più di tanto, poterci credere un pochino. Poi sai, magari è una vittoria. No. Tirate in porta, sì, da tifoso crederci sempre. Certo, noi ci crediamo, ma quando vedi certe cose in campo, cioè il tiro di fuori di Crociata è stato proprio estemporaneo, solo così puoi in questo momento rimetterti, no, sui binari. Vediamo se c'è una scossa, però. Carriero per Rizza, il cross, palla messa fuori. Devo cominciare ad andare sull'1-1 all'intervallo. Poi Parigini ci prova, poi non ci arriva. Poi no. Provano a far correre ancora Vittoria sulla destra, non ci riescono. Poi Inglese fa muro. Perché per battere questo Cittadella, ragazzi, veramente, cioè, basta poco, come abbiamo visto in altre situazioni. Qui Inglese gli ha tirato una sdrenata. Perché l'Inglese è stato Sessanti, perché vedi, sì, no, sì, fa blocco Inglese, arriva Sessanti e che pam! Sandwich e via. Sandwich di quelli potenti per vita, e che si fa male. Tanto curva che tifa, ma quello non è mai stato un dubbio. Sì, anche se c'è stato comunque contestazione pesante per Di Nunno, eh. Vabbè. Cioè, no, no, certo, mi pare, no, anche in 10 minuti non ha tifato la curva. Sai, quando insulti continuamente le persone, quelle persone magari un pochino si risentono, diciamo che sì. Tanta attenzione, la palla buttata in area di rigore blu celeste, Lepore ribatte in qualche maniera, la palla però rimane lì. C'è una battuta di Matteo dal campo: ha iniziato a diluviare appena abbiamo segnato, la fine è vicina, sì. 2 minuti intanto sono passati. Tanto c'era il sole un minuto fa, adesso è diluvia dopo che è stato crociato, effettivamente. Dicevi se, scusa? No, niente, sto guardando i 2 minuti passati, ne manca uno. La manna. La manna dal cielo servirebbe. Catanzaro 2-0 a Parma, ragazzi. Quel Parma oggi vede le streghe per adesso. Palermo in vantaggio 2-0 a Pisa, 1-1 tra Spezia Ascoli, 2-1 di Venezia del Venezia sulla Reggiana. In casa 1-0 del Como al Sinigallia Cool sul Tirol. Madonna. 1-1 anche tra Cosenza e Brescia. Palla recuperata a centrocampo, si va con chi è questo? Dai, vediamo se c'è l'ultima chance. Calcio d'angolo, ce la fa battere, sì, dai. Chi è? Parigini. Parigini, buono lo spunto sulla destra. Parigini forse, diciamo, è stato l'unico acquisto decente della campagna di riparazione. Riparazione, una campagna di distruzione. Lepore, cross, dai, la palla di Sessanti! Buso! Buso! No, fuori gioco! No, ma no! No, è partito da dietro! Ma no! Buso aveva segnato! Vabbè. C'è un check, perché a me è sembrato partire da dietro. Finisce il primo tempo, tra l'altro. Vediamo. No, ma no! Ma è regolare, andate a rivedere! Adesso fischiata, non si può più. No, no, si può, no, si no, può. No, oh, non scherziamo, eh. Ah, se è in fuorigioco, è in fuorigioco con la spalla, eh. Però stanno facendo check perché il gioco è fermo. No, sì, stanno facendo check. Se è fuorigioco, è fuorigioco con la spalla. E la spalla purtroppo serve. Si può usare per il calcio, per colpire il pallone, quindi sarebbe fuorigioco. Ma poi come fai il guardialine con così tanta certezza ad aver dato fuorigioco?
Ma era molto difficile. Guarda se che... c'è la spalla. Secondo di me Buso, lo va a rivedere. No, no, lo stanno cercando. Questo è fuori gioco automatico. Ah, già, dice Parigini sì. È già è quasi sicuro. Sono abbracciati con crociata. Perché se è fuori gioco è solo la parte avanzata della spalla di Buso. Parigini è sicuro, Parigini è sicuro perché sta abbracciando. Sono già pronti, ad esultare i giocatori del Lecco. Vediamo, braccio alzato, fuori gioco. Sì, fuori gioco. Quindi si va all'interno, va negli spogliatoi, vabbè. Peccato, peccato, peccato. Beh, adesso lo rifanno rivedere l'immagine, perché io, secondo me, non è fuori gioco. Perché parte da dietro e se c'è è in fuori gioco con la spalla. Peccato, perché sarebbe stato splendido andare in vantaggio 2-1 con questa rimonta. 1-2 terribile sarebbe stato per il Cittadella. Vediamo. Ah no, eccola. Ah, la, sì, spalla. La spalla di tanti ma no, così, ma no, ma c'era il piede del difensore che lo teneva. È tirata male la riga. Vabbè, vorremmo rivederla. Abbiamo visto veramente per un attimo, poi basta. A breve ci colleghiamo con Benedetta. Andiamo a capire anche il Riga Monticeppi come ha vissuto questo primo tempo in cui, insomma, c'è stato un po' di tutto. La reazione dell'Ecco è arrivata, sempre un po' a ritmi blandi, però eravamo quasi sul 2-1, per cui... Sì, cioè, veramente, aveva fatto due cose, un tiro da fuori area... Chi è Ian Lombardia, sede di Gravedona? Esultanza della Champions League? Oh, cioè, ci crediamo noi, cioè... Cosa dovremmo fare? Non so se vedete la scritta dietro qua, cioè... No, vabbè, ma è un main call. Sì, probabilmente sì. Comunque, vabbè... Poi da quel posto lì dove c'è scritto... Vabbè. Dall'estero. Abbiamo Benedetta. Benedetta, ciao! Ciao, allora, non ci siamo fatti mancare niente in questo primo tempo. L'avvio, come al solito, gol sconcertante da calcio piazzato. Poi una reazione dell'Eco, sempre un po' estemporanea, però... Il pareggio e poi questo brivido finale non è chiaro neanche dalle immagini, comunque, il fuorigioco, perché hanno tirato una riga che non ci ha convinto tantissimo. Sembrava che sì, che il piede del difensore forse... C'era un piede che forse non è stato ben considerato del difensore. Come era il... Sì, vai, bene. No, dicevo che in effetti io l'ho rivisto... poteva forse anche essere regolare, però non si capiva bene, ecco. Poi se voi dite che hanno tirato le righe, non so, diciamo che al momento è esplosa la gioia, diciamo. Eh sì, anche la nostra qui in studio, ma peccato. L'hanno fatta vedere per una frazione di secondo. Sì, l'hanno fatto vedere veramente per un secondo, poi l'hanno tolto almeno. È un po' come l'immagine del rigore all'andata del Cittadella, sì, che arriva che non c'era e non l'hanno più fatto rivedere. Come ha reagito lo stadio bene a questo primo tempo? Sappiamo che per 10 minuti non ha tifato la curva, giusto? Esatto, sì, no, vi confermo un po' la sensazione che avevo già prima della partita, cioè comunque già un clima abbastanza dimesso, non tantissimo entusiasmo, appunto i tifosi cantano, ma... Insomma, a volume basso, oserei dire, sì, chiaro, anche al gol è stata una bella esultanza, ovviamente, ma clima comunque meno caldo rispetto al gol, decisamente meno caldo. Poca gente, come già vi dicevo prima, quindi si sente, ecco, la mancanza del pubblico e delle grandi occasioni. Senti, Benny, dalla tribuna, che idea hai avuto? Nel senso che noi da qua a volte se vediamo una squadra, spiace dirlo, ma un po' scazzata, uso questo termine forte, però per dare l'idea anche a casa. Dalla tribuna, invece, che impressione ti dà la squadra? La nostra, ma intendo dire. La stessa impressione, la stessa identica impressione, un pochino di reazione c'è stata, quantomeno dopo il gol, ma comunque tanti errori. Tanta ingenuità, tanti passaggi sbagliati, tante incomprensioni, sì, una squadra che ancora si capisce non è al mano, non è in forma, forse già dal punto di vista mentale manca qualcosa, ecco. Anche perché il gol arriva con una giocata estemporanea di crociata che inventa, esatto, il gol della domenica, per una volta lo inventiamo noi, però insomma totalmente avulso da un concetto di gioco, ecco. No, chiaro, cioè, la sensazione è proprio quella lì anche dallo stadio, assolutamente. Poi vabbè, è un gol che penso possa fare bene a crociata, che forse oggi sta giocando in un ruolo più suo finalmente, ha risultato comunque andando a abbracciare anche i compagni, sì, di panchina, quindi è una bella esultanza, evidentemente liberatoria,
però chiaro, bisogna fare di più secondo me per provare a vincerla. Assolutamente, vediamo. Assolutamente. Vediamo un po' nella ripresa se ci sarà quantomeno una scossa. Questo gol a fine tempo riuscirà a dare una scossa. Bene, ci sentiamo più tardi allora. Buon secondo tempo. Anche a voi, grazie. Ciao, ciao. Ciao, rientriamo in studio, ci prendiamo qualche minuto di break e poi torniamo a raccontarvi la ripresa. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni. Il tuo partner per ogni esigenza. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate. Dal 1897 in Riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione.
Canto Feeling Experience è il sushi gourmet che stavi aspettando, dove tradizione e creatività si uniscono per dar vita a un'esplosione di sapori unici. I nostri ristoranti offrono una formula open sushi con una selezione di prelibatezze che vi faranno innamorare della cucina giapponese. Un'esperienza autentica e indimenticabile, dove ogni piatto combina ingredienti di altissima qualità e abbinamenti ricercati. Vieni a trovarci a Lecco in via Col di Lana 6, telefono 0341 50 38 12 e a Colico in via Nazionale 130, telefono 0341 59 16 25, canto.it. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics, siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15 a Oggiono, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Mauri, Motta, Franchi, Ferrari, Loria, Malgrati, Giavardi, Pinellato, Cortesi, Pasino, Arienti. Quanto sarebbe forte questa ideale formazione del Lecco in Per sempre blu celesti volume 2, la nuova pubblicazione di Sky Blu e LCN Sport, disponibile anche in versione podcast. Troverai biografie e statistiche di 50 leggende che hanno contribuito a scrivere la storia della tua squadra del cuore. Per sempre blu celesti volume 2, così come il primo, è disponibile in tutti gli store online e su shoplc.it. Non lasciartelo sfuggire. Allora, rientriamo in Herbert Ballerina studio con la foto di Lin nello sgabbiotto. Ci sono Lin, Herbert Ballerina, per chi lo conosce. Poi c'è un sosia di Gino Di Nunno. E un altro essere vivente che penso sia sempre dei della famiglia. Sì, no, deve essere l'altro figlio, lui non si vede benissimo. È il presidente. Eh sì, il presidente dovrebbe essere, sì. Visto. Quindi Lin e Lin. Lì c'è Lin. Tra l'altro se la ridacchia questa Lin, guarda come se la ridacchia. Quindi no, qui... è proprio la sua espressione, piaceva anche prima. Partiti intanto per il secondo tempo riprende sull'1-1 che poteva essere 2-1 se avessero riguardato meglio il fuorigioco probabilmente. Oddio, sembra, dall'immagine che è andato sembrerebbe la spalla oltre. Però c'è quel piedino lì che non ce la conta giusta. Vabbè. Riparte comunque il Cittadella in avanti, noi non abbiamo fatto cambi, nonostante ci siano evidentemente dei problemi di uomini. Tipo qui Capradossi che si fa saltare come un bambino in area di rigore, Cittadella che butta palla dentro, la manna. Fortunatamente si trova la palla fra le braccia, facile. Male anche oggi Capradossi comunque. Il problema non è neanche suo, il problema è che siamo stati presi per centro di recupero di giocatori o ex giocatori infortunati. Invece Capradossi. Poi dopo però i nostri, quelli che hanno recuperato e sono in forma tipo Galli, non lo vediamo anche oggi. Galli è stato accantonato, eh? Secondo me Galli deve essere uno dei giocatori... Faccio una battuta, perché non lo conosco nemmeno. Deve essere uno dei giocatori più antipatici e insopportabili del mondo, perché tutti gli allenatori lo odiano. Cioè... Allora, diciamo che tutti quelli che sono arrivati quest'anno hanno... Non si capisce. Gli hanno riservato un po' lo stesso trattamento. Nonostante, quando gioca è sempre fondamentale, non lo fanno mai giocare. O ci sono altri che probabilmente hanno qualche vincolo di... Hanno qualche santo in paradiso? Sì. Qualche santo in procura. Gioca a Cittadella, prova ad allargare sulla sinistra. Cittadella che è entrato carico. Calzoni, palla dentro in area di rigore, la conclusione è deviata. Lepo allontana, Inglese stoppa il pallone a centrocampo, lo appoggia a Buso. Che può correre, recupera bene però Cittadella. Buso, vediamo se aspettano, prova a sfondare la palla per Inglese, che però è in ritardo, ma il rimpallo favorisce Crociata, che prova a pensare alla conclusione, non ce la fa. Degli Innocenti, pensa anche lui alla conclusione, poi allarga, dai. Lepore, passaggio troppo sul portiere.
Bella l'idea, passaggio a teso basso, ma troppo su castello. Un abbozzo di azione dopo mesi e mesi, ragazzi, un abbozzo di azione offensiva ragionata. Nato tutto da Buso, giocatore che Aglietti non vede. Tra l'altro, se vi ricordate, lui, per lui Buso non esiste, tranne oggi che lo sta giocando, facendo giocare titolare, e per poco non gli regala pure un vantaggio. Vabbè, tanto rimessa dal fondo per i blu celesti, 3 minuti scarsi di gioco, partita che è stata subito, secondo tempo che subito è stato improntato in proposizione da Cittadella, ma Lecco che ha provato a rispondere, tanto che c'è una posizione regolare probabilmente perché c'è la Cittadella, sì. Comunque poco cambia, Inglese intanto non riesce a approfittare dello scivolo dell'avversario. Inglese è un giocatore molto corretto comunque, quando gli avversari scivolano lui li aspetta, quando gli avversari scivolano o sbagliano stop, lui li aspetta. Da quel punto di vista lì non possiamo dire niente. Cioè per esempio se il portiere non fosse in porta, lui aspetterebbe che il portiere rientrasse per poi... Per Inglese sta giocando ancora il primo tempo tra l'altro, per lui scorre diversamente. È per quello che corre verso la nord. 2-0 del Como sul Sud Tirol, 2-1 dello Spezia sull'Ascoli e pareggio della Reggiana a Venezia 2-2. Ah, rimonta dal 2-0 al 2-2 la Reggiana. Rimessa laterale di Lemmens sulla destra. Quanto spazio, gira su Buso, colpo di testa di ritorno, ma Inglese era un po' in ritardo. Grande, aspettami, che alla palla. Ma che poi è anche talmente elegante nella corsa, che sembra anche che corra. È un po' troppo, perché no, vorrei meno eleganza, ma un po' più di velocità. Ma però è che sembra che corra, ma in realtà è lì sempre fermo. Ma tanto tu mi dicevi che Novakovic era lì per entrare, però... No, è che stanno aspettando che l'Inglese arrivi al canale. Negli spogliatoi. Può essere, io non sarei così sicuro di questa cosa. Ci permettiamo queste battute perché sappiamo che l'Inglese... No, ha un passato da grandissimo. Ma perché l'anno scorso, vi ricordate, queste battute poi dopo ci avevano portato qualcosa, esatto. Qualche golletto di Magni, di Nodi. Di... Noi vogliamo il gol l'unico di Inglese. L'unico che al momento non ti è riuscito è Vabbè, adesso... c'è un limite a tutto. Non si riesce proprio su tutto. Però, no, tra l'altro, gli spazi sono talmente larghi in questo inizio ripresa. Cioè, guarda lì. Buso prova ad andare, comunque vedi, adesso non voglio dire Aglietti per carità, 300 panchine in Serie B e 100 vittorie, okay. Tipo, cioè, questo bisogna, ma Buso che tanto lui non vede, ma vedi cosa fa, ti tiene preoccupata la difesa anche, sì. Qua gli hanno buttato un pallone a casaccio e lui è andato e in due sono dovuti andare a chiudere. Non dico che si sia rivisto il famoso motorino dell'anno scorso, però tanto bravissimo quei Parigini, sì. Beh, Parigini è uno dei migliori, infatti vale. Parigini, Buso e Novakovic sarebbe un tridente spettacolare se lo facesse giocare. Parigini è uno dei migliori per voglia, per intraprendenza, per cattiveria anche. Sì, io lo metto al pari un po' di Crociata su quei due, sì. Giocatori che c'è Crociata con meno cattiveria non... perché non è nel suo, però Crociata comunque la ce la mette la cattiveria, poi non è un mediano. Gorini con questi baffetti da attore di commedia italiana. Attenzione, sbaglia qui chi era degli innocenti. Osserva la situazione. Zeljak, bel recupero su Maestrello. Poi la palla ribattuta, Lemmers, oh, cosa fa? Tenta un tacco improbabile, poi stende anche... No, non c'è fortunato fallo su Carriero. Carriero, ma semplice rimesso. Sì, qua ha fatto... triplo, quadruplo errore. Anche perché se non va giù per terra Carriero, prende la palla e va via. Sì, sì, Lemmens ha fatto una boiata che... Io non capisco, anche Lemmens per esempio, anche non se lo... io non lo capisco, il fatto che giochi titolare. Capradossi esce male, palla buttata dentro in area, non c'è tocco di mano. Perché è stato spero dimenticato di... Caporale a sinistra, quindi deve giocare sempre lì pure a sinistra, no? Ma... cioè, il lavoro dell'allenatore sarebbe quello di avere sott'occhio tutta la squadra, non solo cioè Caporale, per carità, anche che lui ha mille ne ha fatte di stupidate. Beh, però, ricordiamoci, insomma, l'Ecco Ternana per sì, esempio, però dava, però c'è anche quella cosa che se messo in condizione di avanzare ha un po' il piede per mettere cose e poi fai giocare l'MS da, ma soprattutto non fai giocare l'MS, ma poi fai giocare l'Epore a destra e non fai giocare l'MS, sì, certo. Cioè
arrivano nubi minacciose sul riga Monticeppi, minacciose. Fausto osserva con la situazione meteo, arrivano dalla zona Grignetta quasi, Capodossi esce a vuoto, toglilo Capodossi, ti prego, toglilo, è un rischio, è un pericolo lì in mezzo. E tra l'altro, sì, Bianconi l'ultima volta che entra come maestrello, l'ultima volta Bianconi ha fatto vedere che è ancora quel Bianconi. L'ultima partita ha giocato uno spezzone, giusto? Sì, ma ha giocato bene. E il problema è che fatichiamo un po' troppo in questo inizio ripresa, però, attenzione! Para la manna sul tentativo mancino di sembrato ancora Carriero, sì. Sì, per fortuna l'ha un po' mangiata la conclusione, quindi gli è arrivata facile. Poi Novakovic, tra l'altro, davanti funzionerebbe anche adesso. Gli lanci la palla, lui due uomini se li piglia e porta giù il pallone. Invece qui, inglese no, non la tiene la palla. Qui c'è fuori gioco. Una sanzionata per il vantaggio. Palla a Capodossi che riparte dalle retrovie. Capodossi, per esempio, io lo critico, ma per oggi, perché secondo me, da quello che ho sentito dire, potenzialmente è un gran giocatore. Il problema è che non c'è ancora. Non è pronto per la situazione in cui siamo noi. Qui inglese va completamente a vuoto, per fortuna esce bene degli innocenti. Poi appoggio a Lepore sulla sinistra. Davanti a lui c'è crociata, Lepore lo serve, guadagna la rimessa laterale. Fatichiamo troppo a superare la metà campo per adesso, in questo inizio ripresa. Vedremo se... Tra l'altro Grandina. E non abbiamo segnato, tra l'altro. No, è che... No, abbiamo segnato ma ce l'hanno annullato, quindi Grandina, perché se ce l'avessero convalidato nevicava. Adesso l'arbitro cosa fa? Fa giocare, sì. Sai mai che qualche botta in testa di quelle belle secche? Magari che potessimo approfittare della situazione meteo anche, cioè va bene tutto ragazzi. L'aggancio di Buso, signori! Poi il tocco per Lepore, guadagniamo... Rimaniamo davanti, dai ragazzi, sotto la Grandina, andiamo a fare il golletto! Anzi, era inglese. Andiamo un tecnico all'Allegri, scrive Gatti. Non insulterei così profondamente Allegri, sinceramente. Allegri quello che ha fatto, insomma. Cross, Parigini! Bello! Il tiro al volo a incrociare dalla destra. Parlo la risposta con i piedi. Di Castrati. Ma non c'è calcio d'angolo. Messa laterale, mi pare. Poi non so se era fuori gioco. Perché, sì, perché stanno tornando indietro. Mi sembrava un po' alto lui nella posizione, vediamo. Sì. Fuori gioco. Peccato perché aveva tirato. Parigini, bravissimo nella conclusione, poi Castrati che vabbè, poi è andato male perché la palla gli era comunque a tiro. Torniamo, siamo nell'undicesimo minuto di questa ripresa. Lemmens dalla destra, il tocco per Parigini, l'appoggio degli innocenti. E inglese perde il pallone, non c'è più inglese. Inglese non sta facendo, non sta riuscendo a tenere un pallone, sbaglia, stoppa ripetizione. Qui la palla è uscita, credo. Carissoni non è riuscito a tenerlo in campo. Infatti, rimessa la terra per i blu celesti. Parigini conferma comunque di essere tra i migliori, veramente oggi. Tardano tanto i cambi. Voloni sempre più scuri sulle notti. Tardano i cambi. Intanto. Come si può notare dalla Grandine, che forse in questo momento ha un pochino. Inglese che stoppa di mano. Vabbè, però. No, ma Inglese non c'è più. È da 60 minuti che Inglese non c'è più, anzi, da 65. È da 4 minuti. No, da 65 minuti che Inglese oggi non c'è. Sì, anche se qua poi la palla prima colpisce il fianco, poi gli va sul braccio, vabbè. Io questi non li darei mai, onestamente, però. Non fischio io, e quindi. Non entriamo nell'argomento dei falli di mano, perché ultimamente ne stanno facendo e dicendo di tutti i colori. Palla profonda dentro l'area, stacca Zeliak, che però non libera. Dai, ripartiamo! Ariel Sersanti, neanche lui riesce a rilanciare completamente il pallone, che rimane lì a disposizione di Maestrello. Poi va Carriero, che conclude alto sopra traversa. È l'unico che calcia dei giocatori del Cittadella, Carriero. Sì, per fortuna non ha indovinato il tiro della domenica, come sempre succede ai nostri avversari. L'abbiamo indovinato noi per oggi, però. Maestrello si è preso gioco di Capradossi come lo si fa con un bambino. Serve qualche cambio ora per ravvivare un pochino, non dico la manovra perché non ce l'abbiamo, però no, per evitare rischi anche dietro, perché Capodossi sta facendo veramente buchi ovunque. Ivan Corti, forse, ecco, ciao Ivan, salutiamo.
ci vuole un qualcosa di diverso per provare ad animare un po' questo Lecco, perché si è un po' spento in questo inizio ripresa. Sì, ma bisognerebbe anche svegliarsi in panchina. Bisognerebbe crederci un po' di più, a cominciare dalla panchina e poi in campo, perché è una partita che, insomma, se lo si vuole, fattibilissima, ragazzi, fattibilissima. Inglese prova a spostarsi, aspetta un fallo che non arriva. Aveva tutto lo spazio, tutto il tempo. Sersanti non ne ha presa una, ma anche si è fatto recuperare. Ma perché stanno giocando? Gli innocenti meno... Lemmes dove va? Lemmes fa una grande cosa, poi regala il pallone a una Vita. Boiata clamorosa come al solito. Qui è Pandolfi che prova al limite dell'area, è controllato, pallone dietro per Rizza, poi la palla al centro a Matucci. Carissoni che va a scontrarsi con Parigini. Palla per Maestri, palla il cross ribattuto. Carissoni, che si è visto poco, per fortuna nostra, in questa partita. Spavaldo Burini con la camicia e... Sì, qua è fallo di Carissoni, sì, però. Ha un po' sfondamento, ma non viene segnalato. Si scalda il movimento sulla panchina del Lecco. Si sta scaldando talmente tanto che entrano stanchi. Perché... Bagnati sicuramente. Mette fuori, dai! Vincenti, prova in qualche maniera Lecco a partire con Parigini. 3 contro 3. Parigini, 3 contro 3, dall'altra parte, lo vede, la palla è troppo lunga, però si deve allargare Buso. Perché non è scattato prima? Palla dietro, dai, c'è tutto il tempo per concludere! S'addormenta! Chi era questo? Degli innocenti? Crociata forse. No, Crociata mi sembra che è quello che gli ha dato il pallone. C'è calcio d'angolo però. Sì, Crociata. Sì. Cercato di piazzarla, Buso è partito troppo tardi. No, Buso è partito benissimo, gli ha dato una pallaccia. Qui Crociata ha portato il cross e gli ha ribattuto. Buso, se gli davi la palla dritta, Buso era in porta, gli era data. Insomma, morale alla favola l'abbiamo sprecato. Infatti pensavo che Parigini chiudesse col mancino, servisse Buso in profondità. Palla fuori area. Insomma, schema. Crociata. Abbiamo anche gli schemi, abbiamo. Conclusione, palla che è facile per Castrati. Invece di fare gli schemi, buttiamo palla dentro e tiriamo di testa come tutte le squadre di calcio normali. Qua è fuori gioco. È rientrato da 2 metri di fuori gioco, dai! Vabbè. Però anche qua, bellissima era stata la palla di Parigini a tagliare tutto il campo. Ma è sbagliata, però, non era da far così. Poi un filo troppo lungo era probabilmente, però... No, era troppo sulla corsa. Era sbagliata perché l'ha data sull'esterno, invece doveva rientrare sul mancino e darla in verticale. E Buso in porta. Adesso c'è attenzione, c'è Cittadella che prova col cross. Lemmens, mamma mia, che paura. Per fortuna c'è vicino Zeliak. Adesso degli innocenti che sbaglia. Non devi partire in dribbling lì. Carissoni, scusate, Carriero per il numero 18 che ha, non lo so, Amatucci. Può esserci che ci sia un vincolo contrattuale di Lemmes. Ma dentro, qualche maniera, Capodossi rilancia. Di tenerlo in campo per lo spettacolo, perché se magari... Sì, per ravvivare le partite. No, ovviamente facciamo battute, perché... Quantomeno abbiamo dei segni di vita sul pianeta Lecco, li abbiamo in questa fase. Pubblicità, torniamo subito. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0, full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL è in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it.
L'Eco che ha stazionato per un paio di minuti in zona d'attacco negli ultimi 30 metri di cittadella, ma non è riuscito a creare. Tanto danno l'impermeabile ai guri. Niente di lui ancora. Era un po' troppo spavaldo in giacchetta. Buso, riceve palla, no, non riesce a smistarla. Rilancio di Salvi in avanti, prova la ribattuta in rimessa laterale. 63 minuti sul cronometro. Dai, se facesse qualche cambio Aglietti avremmo delle possibilità di vincerla sta partita. Che c'è in panchina? C'è il Caporale da mettere subito, Bianconi, anche Ionita potrebbe mettere, Novakovic, Galli. Ce li hai i cambi per migliorare la situazione? Salcedo tra l'altro. E sta bene lì dov'è? Salcedo sta benissimo. Non è stato poi Frigerio che è sparito. Frigerio anche lui sta bene lì dov'è? Listkowski sì, potrebbe dare un po' di animale un po'. Certo, veramente Galli se facciamo la conta, ragazzi, dei giocatori presi a gennaio per non farli giocare. Ma i primi cambi sono Galli e Ionita. Entrano Galli e Ionita. Vuole mettere in sicuro il pareggio. Eh sì, un buon pareggino oggi ci sta, eh? Vediamo un po' cosa Galli sta dicendo. Ma perché entro io? Ma tra l'altro vento forte ancora. Ma chi era? C'era stato qualcuno? De Rossi era stato? Sì, che aveva detto non è me che devi mettere, ma non devi mettere me, dobbiamo vincere la partita, metti un altro De Rossi mi pare che era stato, magari in chat dopo, ma Spalletti non mi ricordo chi sì, c'era stato, però. Esce degli Innocenti che non ha giocato bene oggi, forse vuole un po', però allora se cambi i due centrocampisti ci può stare perché sono un po' fuori dalla partita, sì, poca presenza, non sono, cioè l'altro il problema è chi è che l'altro però che esce, per mi sa che è Inglese. Mica hai vinto. No, Buso. Ma che cazzo fa? Vabbè, niente. Ma cosa fa? Un buon pareggio, dai. Ma perché? Sui cambi veramente possiamo dire che non ci capisce. Maglietti non ha capito niente. Cioè, ma perché cambiare Buso? Ma perché? Spero che abbia un problema. Sicuramente come scusa. Magari non hai 90 minuti. Come scusa, ma perché Inglese c'ha 10 minuti? Più che altro metti Ionita. Inglese non sta in piedi. Cioè, se togli Buso a questo punto metti un giocatore. Ma sì, ma vuoi retrocedere, punto. Gli hanno detto dobbiamo retrocedere. Sta facendo di tutto per farci retrocedere. L'unico buono davanti lo toglie. Dai. Tanto mi sa che qua vuole sospenderla. C'è un vento veramente esagerato. Oppure ha visto il cambio Buso per Ionita e ha detto no, ragazzi no, io esco. Cioè, no, non si può togli fare. Togli me, togli me, sacrifico. Ma lasci Inglese e togli Buso, ma dai. Togli Buso in una situazione tattica in cui stavamo ripartendo molte volte. Era lui l'arma in più che avevamo. Ma qualcuno è stato ma chiede conto a quello lì di che cosa sta facendo e perché. Guarda, voglio sperare veramente, spero che abbia avuto un problema fisico. Ma un problema fisico, però non scarsità di forma, perché Inglese non si muove dal primo minuto. Capradossi in forma. Anche qua ha rischiato di regalare un angolo e forse anche il calcio di rigore. Dai. Cioè, ma almeno ditelo chiaro e tondo, vogliamo retrocedere, punto. Inspiegabile, cercheremo adesso di vedere un po'. No, veramente mi manca il fatto di poter andare in sala stampa perché io gli farei queste domande. Non starei lì a sleccare come fanno i nostri sala stampa. Cioè, dai, ma come si fanno a fare queste formazioni, a fare questi cambi? Vento fortissimo adesso ha un impatto negativo sulla palla. Speriamo che Buso abbia avuto un problema serio per cui non poteva più giocare e che Ionita segni. Attenzione, uno scatto di Inglese. Ma sì, no, che Inglese, ma dai. È alla 76 che non facciamo lo scatto simile. Piove fortissimo col vento. Vediamo che i fotografi e gli ombrelli dei fotografi. Ma devi vincere una partita e mi va a togliere il miglior attaccante che hai. Ma dai, ma dai. Lì è pure limite dell'area, si inventa punta Inglese in qualche maniera lontana per Parigini che poi si fa ribattere. Era interessante qua, ma lo sviluppo dell'azione dell'Ecco, anche col tiro d'esterno i Parigini, piove fortissimo.
Quindi sa che si gioca? Sì, sì, no. Si gioca. Sì. Sì, però, vabbè, chi è il fotografo giù in fondo? Non lo so, ma stanno andando via anche i tifosi del Cittadella. Bene, fa fatica a stare in, non dico in piedi, no. Stanno però scendendo in basso? No, è pericoloso soprattutto perché se parte, se vola qualche ombrello, insomma, non è simpatica la situazione. Tanto Lemmens butta una palla a vuoto in avanti. Pandolfi cerca di tenere la palla fuori area, si batte e ribatte, limita dell'area città, la fase molto confusa, ne guadagna la rimessa tra le... Dai, approfittiamo di questa fase di confusione, di pioggia. Infatti buttiamo qualche ombrello svolazzante in campo per distrarre. No. Ma che, palla dentro, via. Tanto adesso chi è che è andato là a sinistra a giocare? Secondo me nessuno, però. Crociata? No, sì, Crociata. O è andato... Iunita più centrale, Crociata a sinistra. Iunita dietro. Iunita con... Sessanti, De Galli, Ionita, Trio di centrocampo, Parigini, Inglese e Crociata davanti. Praticamente hai tolto una punta per mettere un mediano. Però sia mai forse che avanzi un pochino Crociata, quello può essere il però. Ma appunto togli potenzialità d'attacco. Peccato togli velocità, spunto, che anche in queste ripartenze... quello che abbiamo detto, teneva sempre occupato il terzino. Adesso entra Novakovic per inglese. Ci vendiamo una pubblicità perché tanto quando torneremo in inglese starà ancora uscendo. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. Certain people that I know, they ain't no longer about. Chi va alla ricerca della purezza? Chi va d'accordo con il pianeta? Chi va oltre il solito fondente? Chi va al cuore del cacao? Vanini, nel cuore del cacao. Allora, naturalmente poi noi scherziamo, cioè Inglese si è impegnato tanto, non lo mettiamo. Ma Inglese non è, ma ragazzi, ma Inglese è un signor giocatore, anzi, signore, si sta sporcando lui la carriera giocando e facendo queste figure. Cioè lui probabilmente ci crede, magari ci crede. Reggiano in vantaggio 3-2 a Venezia. Ho visto che lui l'inglese comunque si impegna, ragazzi. No, cioè, ma l'impegno ci mette anche, che la reattività non è più la stessa. Il problema è che migliori anni fa brutte figure, perché? Perché non c'è più lo spunto. È fermo da 2 anni. E Novakovic, a mio modo di vedere, te lo dovevi giocare un po' prima. Intanto perché adesso gioco proprio a rettificare la puntata. Ma soprattutto perché togliere il migliore attaccante che ha avuto oggi? Ha sbagliato un paio di conclusioni. Non lo vede proprio. Cioè, ma già il fatto che abbia giocato oggi è straordinario. Sì, ma poi per mettere giocatori fuori ruolo, Ionita ala, Crociata mezzo. Cioè... Ma questo è qua da un mese e mezzo, ma non ho ancora capito dove sta seduto in panchina. Non si siede in panchina perché non sa qual è la sua, probabilmente. Ma Lin pare che abbia commentato di uno. Ma questo è del mestiere, questo. No, al di là di tutto, gli enti di scelte sulle sostituzioni e anche sulle scelte a monte, no, dei titolari in queste ultime partite non ci ha convinto per niente. Non ci ha mai preso. Cioè, diciamo, non abbiamo paura a dirlo. Non ci ha convinto. Buso non lo vede per sua stessa ammissione. Però Buso oggi era bene in partita, soprattutto nella ripresa, era andato in crescendo, probabilmente anche non trovando il campo da tempo aveva bisogno di un po', no, di tempo. Ma poi a prescindere, un giocatore del genere lo lasci sempre in campo, perché un'accelerata al 92esimo lui te la fa. E no, anche perché adesso chi deve farla quell'accelerata? Sì, attenzione, difesa, fallo, un ambascio. Schiamo. Poi sì, fallo per noi. Suseliak, cioè, te la può fare magari. Intanto entra Magrassi, quindi un'altra punta esce. Carriero, scusate, entra anche Cassano. E questo sono tutti i ricordi. Cassano, Cassano Lemmens evoca brutti ricordi. Esce il numero 32, Maestrello, ed entra Magrassi. Vabbè, quello non cambia niente. Esce Carriero ed entra Cassano. Sì, cioè non, nel senso, non dovrebbe cambiare per il ruolo che ha fatto Carriero. Scusa, chi è l'altro che è uscito? Maestrello? Sì, è un po' più offensivo, Cassano, di Carriero.
qualcosina. Se lo ricorda l'Empoli all'andata, quando gli fece... Eppure ci lamentavamo di Bonazzoli Malgrati, Maurizio. Non è proprio così. Ci lamentavamo di Facchiolla. Dipende. Io mi lamentavo di Facchiolla. In quel momento lì che interagiva male con la squadra. Ma ragazzi, ma ripeto, ma dopo il pareggio di Venezia... Che diciamo chiaramente, cioè Bonazzoli e Malgrati contavano a un certo punto come due di picche, cioè in una fase di stagione. Ma finché sono stati fatti lavorare. Esatto. Finché è stato fatto lavorare. Vabbè, però Bonazzoli ci sta simpatico, quindi lo mettiamo dentro. Malgrati, sì, era un po' il pupazzone. Sì, bravo ragazzo, operazione simpatia. Però... Il problema è che quando gli hai distrutto tutto, gli hai sventrato il lavoro... Infatti la differenza si è notata di Malgrati... fino a dicembre era esagitato, sembrava il miglior Simone Inzaghi in panchina nella stagione. A gennaio Bonazzoli era più in piedi, era spesso e volentieri più in piedi di Malgrati. Perché evidentemente a Malgrati era qui fallo, dai, fischia però. È rimasto a terra chi è? Sersanti? Chi è questo che ha fatto il fallo? Magrassi. Sersanti, mi pare sì. Magrassi che tocca il primo pallone che tocca. No, no, lì pure. Scusa, Lemmens. Ma come si è fatto a fare male lui? Non lo so neanche se ci è fatto. Cioè, ma ragazzi, Lemmens però... che dà un calcio sul petto a Magrassi si fa male Lemmens. Però guadagna un calcio di punizione, quindi bravo. Cioè, da questo punto di vista... Ma infatti, infatti, secondo me è la favore. È una gran giocata. La miglior giocata della partita di Lemmens è quando si fa male. Lepore... Ma dai che c'è ancora tempo. Palla dentro... Dai, dobbiamo tirare qualcuno. Lemmens! No, non tira. No, parte contro piede. No, almeno non parte. Confusione, Ionita dentro. Confusione, Ionita. Confusione, ancora Lemmens. Cioè, fallo di mano. Ancora confusione, no. Ancora ribatti. Parigini, conclusione. Occhio, ribattuta. Di solito noi in queste situazioni prendiamo il contropiede poi dopo. Entropia. Noi sì, giochiamo l'entropia. Regaliamo... Casino. Cioè, fallo. No, Parigini, no, cacchio. L'unico buono che abbiamo. 74 minuti di... Il vento si è calmato, sembra. Sì. Adesso diluvia. 74 minuti di boh. 74 minuti di boh in questa partita. Il commento tecnico di così è boh. Non ci abbiamo capito molto. È la classica... No, stiamo male calciando Parigini. Sì. Infatti se è polpaccio lì. Sentito tirare evidentemente un pochino. Spero magari crampi. No, però si è ripreso. Magari un po' un crampetto al polpaccio. Adesso c'è allora Enrico Rovetta, ma basta raccontare storie, chi c'è in panchina del Lecco? Careca, Bobovieri, Totti. Bella la scelta, tra l'altro, complimenti per la scelta dei giocatori, tra l'altro Careca merita. No, ma non ho capito il e allora cosa deve fare un allenatore, no? Dici che ha poca scelta, in realtà non ha proprio una bruttissima scelta. No, il punto è che nella poca scelta come che le fai? No, ma nella poca scelta che hai devi scegliere comunque i migliori. Cioè, Buso, voi avreste tolto Buso? Ci facciamo questa domanda a casa. Ionita. Per mettere Ionita fuori ruolo? Poi metti Novakovic, però è sempre un aggiustare. Me la per tenere fuori Novakovic? Ma ci vuoi Bianconi per mettere Capodossi? Pubblicità. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed & Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed & Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348-8329-295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant & Wine Bar. No, no, visto Salcedo, no, ti prego, no. C'è un cambio nelle file del Lecco? No, ancora no, mi hanno visto l'abito che indicava. Liskovski e Salcedo si preparano e sarebbero gli ultimi due cambi. Cerca forze fresche e Liskovski ci può stare, il Salcedo visto finora nella sua esperienza bruceleste, no, però, insomma. Ma perché? Già giocato calcio anche, guarda. Capradossi qui recupera un buon pallone, bravo. Crociata, bello il pallone per Novakovic che si gira bene, affronta tre avversari addosso, no? Cerca di andarsi, non ce la fa, però non è aiutato minimamente, non... ci voleva un Buso lì da parte. Peccato che Buso è... Buso non c'è, non e c'è, c'è più. Nessuno più lì da parte. Buso non però c'è più. La differenza tra inglese e Novakovic è che Novakovic qua in mezzo a tre uomini quasi riesce a passare e comunque tiene il confronto.
No, Salcedo no, ci scrivono da casa. Scusa, ma Salcedo? Come biasimarli? Ma visto Salcedo non c'ha paura della pioggia, no? Magari si bagna... C'ha la maglietta... Si bagna la sfumatura del taglio. Allora, dovranno tenere Buso? No, dovevano tenere Buso, non capisco il cambio. Scrive Marco, Maurizio avrei tolto inglese non Buso. No, siamo tutti d'accordo, ragazzi, su questo. Sì, 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 assolutamente. Nello, il mister sbaglia formazione, riesce a peggiorare le sostituzioni. È giusto da dire, ma su questo hai preso evidentemente al 120-30, assolutamente 40%. Il punto della situazione, la cosa giusta aveva fatto PDN mandare via gli Etti dopo Bolzano. Ma sì, anche se poi no, vabbè, prendevi, cioè non so. Non mi, ma guarda, autogestione. Il Sudtirolo è in mano all'ex allenatore della Primavera. Tanto allora, chi esce per Salcedo? A Parigini, che evidentemente si è fatto anche male. Ma veramente, cioè, riuscite a pensare a qualcosa di peggio della gestione di Arietti? Numeri alla mano, no. Cioè, io non mi ricordo una e cosa. E Sersanti fuori. Oddio, no, aspetta, mi ricordo... Oggi male, molto male. Chi venne a sostituire Donadoni e che non nominerò, che anche lì. Che per chi se lo ricorda. Quello poi è il peggio del peggio. Oddio, no, beh, ne abbiamo viste. No, ne abbiamo viste. Cuoghi. Non cioè, volevo nominarlo. Però ce ne sono talmente tanti. Beh, anche con tutto il bene che gli voglio per la prima esperienza, ma anche la seconda di Pellegrino è stata bella, no, bella ciccia. Pellegrino... La seconda di Pellegrino. Inguardabile. La prima, vabbè. Ancora tutti pensiamo, vediamo ancora qui Carrara che corre. Forse la peggiore è la seconda di Pellegrino, fra quelle. Però. Beh, ma Maglietti, scusa, ha fatto cosa? Un punto. Un punto, sì. Cos'è, 10 partite? Ormai. Dai, siamo sulla tre quarti, ci potrebbe essere la possibilità di segnare, perché non è un Cittadella solidissimo. Salcedo, stoppa, bravo, il pallone per... Chi è lui? Non lo so. Liskowski, forse. Palla messa fuori, per Liskowski riesce a tenere in qualche maniera... Rimaniamo davanti, attacchiamo con diversi uomini. 80esimo, adesso mai più, ragazzi, adesso o mai più. Abbiamo inserito il giocatore. Abbiamo finito i cambi noi, sì? Sì. Fallo di Salcedo. Fallo inutile di Salcedo. E ricomincia a grandinare perché. Così. Piovere non basta. No, aspetta, c'era quello che arrivò a sostituire Donadoni e poi l'altro che iniziò la stagione prima. Maurizio, se entra Salcedo, vi saluto. Ciao, ciao. Ciao. Aglietti si è seduto in panchina perché piove forte. È rimasto scioccato da quello che ha fatto l'allenatore dell'Eco negli ultimi minuti, quindi si è seduto. Aglietti ha avuto un barlume di lucidità e ha detto: Salcedo? Ma chi è sto Demi? No, scusate. Buso, cosa fai tu in panchina qua? Ma Buso, stavi giocando bene, cosa ci fai qua? Attenzione, Cittadella che entra in area! Dov'è la palla? Ah, è rimasta lì. Ha lasciato lì la palla. Per fortuna è rimasta lì tra le mani di Lamanna. Tanto Capradossi si è schiantato sul ginocchio di Lamanna. E si è fatto anche male dalla smorfia. Sì, però non ha qualche chilo di troppo Capradossi. Ma anche più di un qualcuno. Vabbè, comunque. Così, l'impressione dal profilo. Adesso infatti non si capisce più niente della formazione, perché c'è crociata a destra con Liskowski. È difficile anche capirci qualcosa. Di là ci sono Salcedo e Ionita, probabilmente. Intanto sale Lepore. Dai! Sulla sinistra il cross. La palla dentro! Spizzata di crociata sul fondo. C'è una deviazione? Sì, ci faccio danno. Mi è sembrato crociata che ha portato la conclusione. No, allora ci stava dando. Salcedo ha chiesto informazioni e non ci è andato. No, in un primo momento, a parte gli scherzi, aveva l'arbitro. Aveva poi, ovviamente, guarda linea. Come è Zufferli che. Tu cosa fa? Rivedere? No, è l'azione di poco fa loro. Sì, ma perché farla rivedere? È perché ha calciato. Ah, sulla Lamanna. Sì, che era che è andato giù a destra? Bella domanda. Lui? Sì, poi Lamanna è uscito, diciamo, sette. A terra. Pandolfi. Per occupare più spazio possibile. Pandolfi. Ha sparato addosso Lamanna che l'ha bloccata lì. 82esimo. Di una partita... Sì, c'è Castati che sta cercando di farla finita. Ah, perché non gli rimane fermo il pallone per il rilancio. Per il vento? Sì, non riusciva a tenere la ferma. Tanto crociata che scivola e regala la... pallare sul fondo. Penso che ci sia crociata sulla destra, Novakovic in mezzo e Salcedo sulla sinistra con dietro 60 galli degli Unita. No, aspetta, allora ridimmi un po'.
Tatticamente allora, 60 Galionita a centrocampo, Crociata Novakovic. È uscito però. Allora, Diskovski. Cioè. Diskovski. Crociata Novakovic e Salcedo davanti. Ok, Crociata è qui a destra, Salcedo a sinistra. Sì. Diskovski fa quasi più il trequartista con Galionita e Galli davanti alla difesa. Diciamo Galli davanti alla difesa e poi Diskovski e Galionita si giocano gli inserimenti. Di gran carriera si prende fallo qui. Galli. C'è vantaggio. C'è vantaggio, sì, ma non è un vantaggio perché non c'è più nessun... Vabbè. Infatti ci chiudiamo e ci portiamo via il pallone. Ah, 83esimo minuto. Ma infatti Lepore si lamenta perché voleva il fallo. Certo che io voglio dire una cosa... Se noi non siamo da Serie B, ma il Cittadella lo è. Ma quante squadre abbiamo visto nelle ultime settimane? Cioè, onestamente, che il Lecco dei playoff dell'anno scorso finiva ai playoff anche quest'anno. Marco, sta grandinando, va fermata la partita. Qualcuno poi suggerisce Scanziani. Cita Scanziani. Non lo volevo nominare. No, ma ci fu anche l'avvio di stagione dell'anno precedente, era stato. Forse Fausto ha più memoria di me. Prima di Scanziani. Con il buon Bruno G. Ordano. Era l'anno prima di Donadoni, perché dopo Donadoni siamo andati in eccellenza, quindi. Con il buon Baffo dell'Orto, per chi se lo ricorda. Sì. Attenzione, Cittadella che può sfruttare la conclusione, la manna in angolo. Sembrava più facile, invece deve distendersi e mettere in angolo sul tessore. Gli è rimbalzato davanti. E con questo campo non è proprio simpaticissimo. E stanno finendo meglio loro, questa partita. E beh, con i cambi che ha fatto Aglietti ha peggiorato tanto, enormemente la situazione. Cioè non abbiamo più uno sbocco alla sinistra e siamo incartati qua sulla destra, quindi... In più non abbiamo più fatto un lancio lungo per Novakovic, che adesso si fa vedere, vedi anche Novakovic sugli angoli cosa può contare. Qui la ribatte lui. Spesso e volentieri Novakovic sugli angoli ci dà una mano. Tanto va. La rimessa laterale Salvi. Cittadella che vuole portarsi a casa il pareggio e provare magari a buttare un occhio alla vittoria. Diskovski non riesce a liberare, la palla rimane lì, Vita per cercare di salire, Salcedo trova l'angolo. La rimessa laterale, vediamo se riusciamo a salire per provare a costruirci qualche occasione in questo finale di partita. Ma sto guardando anche un po', sì, Diskovski e Crociata fanno le due mezzali abbastanza avanzate. Tanto qua una palla recuperata ancora dalla Cittadella, Capodossi di testa però a servire Galionita che però non ci arriva. Palla buttata verso l'area di rigore, cioè Lemmens che da solo e regala un angolo. Poi oddio, il goldettino del 2-1 l'avevamo anche fatto con Buso, tra l'altro. Angolo dalla destra per Cittadella, vento ancora molto forte, palla dentro, lo stacco alto sopra la traversa di B. Dobbiamo aspettarci a fine partita anche però pioveva un'interpretazione di questo genere alla Mazzarri? Ma sicuramente, siamo una squadra tecnica, vento difficile. Siamo una squadra tecnica e leggera e quindi il vento e la pioggia ci hanno bitenta, no, il 7 la Pandolfi. Gli altri campi, cosa succede? 3-3 tra Pisa e Palermo. 2-1 Spezia Ascoli, Reggiana sempre in vantaggio 3-2 al Penso di Venezia, Catanzaro in vantaggio 2-0 al Terreno di Parma. E Brescia che vince 2-1 a Cosenza. Palla per Novakovic che combatte, è da solo, non riesce a tenere palla. Magrassi si ostacola con Cassano, ma c'è la rimessa laterale per i Celesti. Dai, 86esimo! Salcedo guadagna forse la rimessa laterale. No, non teniamo più un pallone, ragazzi. Cos'è? Ma tanto c'è vento. Guarda come frena il pallone.
Sì, ma perché buttare via un pallone così? Potevamo partire in contropiede e lo regalargli a Bassani. Per fortuna che anche loro sbagliano. Forse c'è fallo. Però l'EMS rischia di regalare ancora la rimessa laterale. Mamma mia, che giocatore. Tanto rimane a terra anche il giocatore dell'Ecco, che ha avuto veramente i crampi. Tessitore crociata. Che a terra. Crociata. Poi si va. Liskovski, intervento rischioso. Falloso. Non c'è giallo. Tanto a settesimo. Sì, crociata e crampi. Tra l'altro è anche strano che a marzo, vabbè siamo qui, ma a fine marzo, con temperature ancora non necessariamente gare, abbiamo già avuto problemi di crampi. Tanta punizione da parte di Salvi, che andrà probabilmente a battere verso la diretta del Buceleste. Battuta lunga, non arriva fino all'area di rigore, pare che però rimane lì, in qualche maniera Galli allontana, Cittadella che non vuole arretrare, quindi con un batti e ribatti riesce a rimanere dalle parti della tre quarti Buceleste, Caprodo si prende anticipo ma Salcedo si addormenta, palla che poi alla fine finisce dalle parti di Lamanna, che non trova compagni liberi, quindi va al lancio lungo. Novakovic impegna un paio di giocatori, palla che rimane lì. Poi il vento sposta molto, molto il pallone lo frena praticamente. Fallo sull'emmezione. Dai, su, su. Sai che vogliamo un gollonzo, una situazione sporca, un qualcosa. Sai mai che il vento magari. Un episodio, magari, sai, vinci oggi. Ti dà un po' di fiducia. Oh, qui bravo l'Emes comunque, perché non era fallo, ma nel cadere si è aggrappato la maglietta sì, dell'avversario. Ma di riffa o di raffa qualcosina di utile lo sta facendo, sempre in maniera molto sporca e molto... Maglietti dà delle strane indicazioni suole. Sta dicendo, non andate in attacco, no, difendiamo qua. Il pareggio. Cosa fai? Vai su quella palla! Chi è questo? Non io so. Palla dietro, è molto precisa anche perché... è difficile giocare con questo. Angolo! Dai, chi di angolo perisce... di angolo ferisce. Era il cioè, quindi valori adatti. Fatto un incontro piede ci segnano. No, però. Ma sai mai occhio al vento, Leporino mio, sta attento. Dai, una situazione sporca, un gol casuale, dai. Io ti direi fateci sognare questo tempo. Tira una legnata bassa. Magari non ce la faremo, però. In mezzo all'area. Fate la battuta, no, no niente da niente. Fare. Corto. Tu aspetta perché è ancora sua. Oh! Oh, scivola ma batte, ma poi fa un cross bellissimo. Si fa anticipare, si addormenta e poi non fa fallo. Leporello che vai, vai! No, niente, dai, Caprodossi, corri, Caprodossi, corri. Dai che rimaniamo avanti con tanti uomini. Ecco. Cos'è sta roba? La sciocchezza di Caprodossi. Ma cos'è? Parte il contropiede. Bravo qui, Liskovski. Sì. Non si sta in piedi più però adesso in questa fase. Sì, ma soprattutto chi è entrato in campo dopo e ha visto il terreno, ha visto la pioggia, perché ha sbagliato i tacchetti? Tanto la manna si deve mettere per forza fuori. Si impaccia e deve mettere la rimessa laterale. Tanto tre minuti di culo ci stanno, dai. Non è successo niente alla fine. Caris, chi è questo? Vita. Non lo so, però sta passando una vita nel battere la rimessa laterale. Mentre tuona, sì. Capodossi non riesce ad allontanare la palla che rimane lì. Cassano alto soprattutto all'esterno. Dai, l'ultima occasione può essere dell'Eco. Dai, però, dai, su. Saliamo alla velocità di inglese. La manna lungo, non lunghissimo, ma non arriva nemmeno agli attaccanti. Galli in qualche maniera, ma regala la rimessa laterale. Non ce la facciamo, mi sa, a darci un'ultima chance. Ragazzi, se avevamo una speranza, Glietti ce l'ha tolta completamente con quei cambi. Antonio, è inutile, ragazzi, siamo in C ormai da mesi, speriamo arrivi un nuovo proprietario, ricominciamo da zero. Bisogna capire chi arriva, però. Il problema è... Perché se l'acquirente possibile è Lin, con tutto il rispetto, qualche dubbio ti viene, perché non si è capito bene di quale patrimonio disponga, quali sia il suo progetto. Ma lui fa alberghi sottomarini. È contato, non vorrei, è contato la non vorrei arrivare a quella roba lì. Ma è un pugilista. No, sarà quotato a Shanghai. Ma è un pugilista? Vabbè. Ma vuole vedere il cash?
No, avevi visto un pezzo di storia sulla pagina di Sassedo, se ne va! Facebook di questa settimana. Guardate, si sente in sottofondo anche voci della regia in quel video. Bellissimo. Dai che proviamo a ripartire. Lepore, dai, 4 contro 4! Il 38enne Lepore, no, che prova a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Ma butta la palla oltre l'ostacolo e... Però ragazzi, cioè, se dobbiamo affidarci a Lepore che ha 38 anni, è l'unico che ci prova. E mi sa che qua finisce... tutto. Siamo vicini anche a sta partita, ragazzi. Mi sa che qua finisce tutto... Sì, ma oddio, come dice, noi continuiamo a sperarci e fare i tifosi, ma chi è lucido è da quando il Facchiolla di Nuno hanno fatto quello che hanno fatto, che è finita tutta la questione. Parte Novakovic. No, vai Sassedo! Sassedo no, che niente, non capisce niente. Da che parte la porta e sbaglia il coordinamento. Finisce qui. Finisce 1-1, Aglietti dirà un buon pareggio, ma... Il colpa della pioggia. Il fatto è che qua finiscono probabilmente... Poi quei cambi ha portato il pareggio. No, no. 4-3 del Pisa che vince alla fine con il Palermo. Vabbè. Allora... Ma tutti pare che non segnavamo. No, ultimamente abbiamo segnato, che poi ci hanno recuperato. Che eravamo avanti 1-0 e abbiamo perso 4-1 con Cosenza. Allora, a breve sentiamo anche la nostra Benedetta dal Rigamonticeppi. Amaro in bocca perché sempre la sensazione che basti un qualcosina in più. No, quello che diceva prima in chat, che diceva, ma se ti guardi in panchina poi chi hai? Il problema è che in queste situazioni devi devi avere la bravura, diciamo così, la sapienza di cavare il sangue dalle vappe, nel senso, hai una rosa che non è eccezionale, non posso usare un eufemismo, ma non è peggio di altre 10 rose in Serie B. Ah no, sono d'accordo. Però, se continui immarcescibile nelle tue scelte pessime e a continuare a lasciare quelli che fino ad allora hanno dimostrato di essere meglio di altri in panchina, qualcosa che non va c'è. Allora, vediamo se abbiamo Benedetta. Benny, mi senti? Ci sono. Sì, ciao, scusa, c'era un fischio in cuffia. Allora, pareggio amarissimo, Benny, perché nella ripresa poi c'è stata la sensazione sotto il diluvio di poter portare a casa, no, la posta piena, però non sì, è stato sì, in grado. Confermo, c'è stata questa sensazione in più di un minuto. Poi appunto le condizioni meteorologiche non hanno aiutato, perché anche il vento forte, la pioggia, diciamo, ha condizionato sicuramente entrambe le squadre, non solo l'Empoli, in varie giocate, in varie fasi della partita. Quindi resta un po' di amarezza, perché forse oggi davvero si poteva fare di più, almeno portare a casa di più contro una squadra che comunque era palesemente in difficoltà, un po' come l'Empoli del resto. Quindi sì, resta un po' di amarezza. Anche perché qua rischiano ormai, no? Cioè ormai i buoi sono scappati anche dopo questa partita, forse era l'ultima chiamata, proprio improbabile, ma l'ultima, no? Per provare a... l'ultima chiamata in realtà lo dicevamo già in un'altra occasione. Noi stiamo continuando a dirlo per cercare di darci una tenue speranza. Però, insomma... No, chiaro, l'avevamo detto comunque oggi vincendo. Avremmo potuto riaccendere comunque una fiammella di speranza, così non è stato. A questo punto, diciamo, cambia poco, no, la sostanza. Assolutamente. Forse serve, oddio, non so neanche quanto serve al Cittadella, serve poco a entrambe, direi, ecco. Assolutamente, un Cittadella che non ha dato proprio l'impressione di essere una squadra irresistibile. I cambi, Benny, siamo sempre lì, perché non convincono nelle scelte iniziali, nei cambi, perché Buso o ci confermi magari che avesse un problema, cioè altrimenti che senso ha togliere Buso in quel momento in cui tra l'altro le squadre si stanno allungando e Cittadella concedeva qualcosina anche da quel punto di vista. Sì, sì, certo, anche questo è un tema di cui abbiamo già parlato, scelte che convincono poche. In realtà secondo me la formazione iniziale alla fine aveva dato buoni frutti, nel senso anche la posizione di Crociata secondo me era quella ideale per lui, per esprimersi, infatti è arrivato il gol finalmente per lui. E appunto la scelta di Buso dal primo minuto aveva funzionato,
inglese in realtà ha dato meno di quanto ci si aspettasse. Sì, come dici tu, la scelta di togliere Buso forse non è stata la migliore possibile, anche perché poi è rimasto in campo inglese che comunque, come già dicevo, non aveva dimostrato niente di particolare. Quindi sì, poi anche la scelta di mettere Salcedo secondo me in una fase in cui comunque c'è anche il campo pesante, no? Forse non è stata la migliore possibile. Sì, scelte che anche oggi non hanno forse convinto fino in fondo. Assolutamente. Reazione dello stadio al triplice fischio? Ma reazione un po' sulla linea di quello che già si era visto e sentito prima. Un po' di rassegnazione secondo me, molti sono usciti subito, ma anche per sfuggire all'acquazzone che non ha dato tregua, anzi in certi momenti è stato veramente violento, quindi c'era poca roba da segnalare, appunto reazione limitata, appunto entusiasmo zero direi, quindi davvero poca roba. Ok Manny, ti ringraziamo, allora grazie per il tuo contributo, ci vediamo grazie poi tra poco qui in redazione per registrare After Match. Grazie, a dopo. Ciao. Salutiamo Benedetta. Ste, commento finale a questa partita, siamo sempre lì, vorrei ma non posso. Non si capisce, cioè nel senso, io ho la sensazione che non si rema in quella direzione, cioè... Aglietti sta remando contro, cioè nel senso fa tutte le scelte possibili per non fare per non cercare il risultato migliore. La formazione è sbagliata all'inizio perché hai messo in campo ancora Capradossi, hai ancora messo Lemmes, hai ancora messo Inglese, quindi Galli fuori ancora. Ormai è un po' troppo fuori Galli. Poi non capisci niente della partita, come ha detto Benedetta, Salcedo non ha senso perché è pietoso di suo già quest'anno e con questo campo a quel punto metti Lunetta che è un po' più potente come tipo di giocatore e un po' più rapido, uno come Salcedo che già gioca sulle punte col di solito, figurati oggi, infatti non l'ha strusciata di neanche per sogno. Cinco. Poi per mettere un giocatore vai a rivoluzionare tutto lo schermo, non si è capito più niente. Sì, da un certo punto della ripresa è stato difficile dire anche come stessimo giocando. Poi, perché? Una cosa che puoi allenare in settimana sono i calci da fermo e sugli angoli siamo peggiorati. Io mi ricordo, c'era stato un momento con Malgrati che non prendevamo più gol su calcio d'angolo. Le avevamo sistemato il problema. Sì, probabilmente sì. Da quando c'è Aglietti, ogni angolo c'è da farsi il segno della croce. Sono arrivati tantissimi. Cioè, non ha dato niente, ha solo peggiorato tutto. Quindi, ripeto, alcuni giocatori sembra anche che ci trovino nel loro piccolo, però... Come diceva prima Fausto, se sono soli, cioè sono soli e inoltre con una guida che non è lucida, oppure è lucida ma va in altre direzioni. Di certo non sta facendo le scelte. Diciamo da tifosi, anche vincendola oggi, da tifoso, io ho sempre il dubbio che la prossima torni ancora le stesse, cioè non è che dici oggi vinco e riparto. No, anche perché fai troppa fatica complessivamente. Cioè, ma no, segnare, ma perché alla prossima, oggi segnava il tripletto Abuso. Segnalate per Tabuso, alla prossima Aglietti lo metteva in tribuna. Cioè, siamo a quel punto. Troppi punti di domanda a cui non si dà mai una risposta, forse perché, come dici tu, non la si vuole dare questa risposta, evidentemente. Cioè, non lo so, troppe cose che non hanno senso, che non hanno senso. Siamo in chiusura, allora ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, purtroppo in una giornata in cui non è arrivato sotto il diluvio la vittoria, ma solo un pareggio tra l'Eco Cittadella. Grazie a Stefano Menegatti, stai alla prossima. Grazie a Fausto Riva in regia. Noi naturalmente torniamo questa sera con l'NCN After Match e poi con l'NCN Stadio sabato prossimo per Spezia Lecco. Buona serata. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei Blu Celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie B e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.